Pronto, mi sentite? Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere venuti, dimostrando interesse e anche di aver preso seriamente l'impegno del censimento del non profit, perché la vostra partecipazione qui più di ogni altra cosa dimostra appunto quanto questa cosa sia importante e come voi la stiate anche prendendo. Allora, io sono Caterina Lorenzon e sono responsabile dell'ufficio provinciale del censimento. Oggi qua prenderà la parola, oltre a me, anche il mio collega Massimo Gaderini e Lucia Villani, consulente di Eureka e del Consorzio Eureka e del Consorzio ABC. Inoltre abbiamo anche per i problemi eventuali informatici il collega Mario Basevi dell'Istat Lombardia. Allora, oggi noi ci focalizziamo, sapete che contemporaneamente si svolge quello dell'industria, noi oggi ci focalizziamo esclusivamente sul non profit. Faremo inizialmente una parte generale in cui andiamo poi a inquadrare il censimento, cioè le sue parti più generali. Poi entriamo invece nel merito delle singole domande del censimento. E in terza battuta vi daremo la parola per raccogliere le vostre domande, cercando di formularle magari in modo generale, cioè che possono essere di interesse per tutti. E non è che garantiamo al 100% di poter rispondere a qualsiasi domanda, però vi diciamo che entro 7 giorni, diciamo che la settimana prossima, le domande a cui non abbiamo risposto saranno comunque evase. Noi abbiamo raccolto oggi tramite foglio firme tutti i vostri recapiti e quindi la settimana prossima vi daremo comunque risposta per iscritto di quanto non siamo, magari può essere rimasto oggi non completamente chiaro. E contemporaneamente cosa succede? Abbiamo attivato, avete visto, all'ingresso e anche presso l'ufficio UPC che si trova al secondo piano, 3 postazioni di rilevatori. Questi rilevatori avranno la possibilità, per chi di voi è interessato a vedere il proprio specifico questionario, di andare a parlare intanto con un rilevatore, di vedere proprio come magari farvi fare un passo in più, andare avanti o magari anche concluderlo. Ecco, quindi abbiamo voluto dare questa possibilità. E naturalmente chi invece deve soltanto consegnarlo, a maggior ragione, troverà una persona all'ingresso che potrà prendere la propria pratica. Allora, innanzitutto volevo spiegare perché si fa il censimento. Innanzitutto vogliamo sapere come il MENSITUR vuole sapere l'Istat, ma poi anche noi come Camera di Commercio, vogliamo un po' capire, cioè conoscere la consistenza del settore, cioè quali sono le sue caratteristiche e qual è la sua dimensione, vista poi la crucialità che il non profit ha nella società civile di oggi. Poi vogliamo creare un registro statistico che parzialmente già esiste, però come potete immaginare, lo vedremo anche dopo, si tratta di integrare più banche dati, questa cosa non sembra facile ma non lo è, e creare una banca dati con tutti è un obiettivo importantissimo per noi. E il punto, diciamo, forse anche più importante è quello che se noi conosciamo le realtà del no profit e quindi se abbiamo questa base informativa iniziale, si possono anche creare delle politiche a livello nazionale che siano tagliate per le vostre necessità. Allora, una cosa importantissima è il quando e il come farlo. Avete visto anche che ci sono state diverse campagne che vanno a delineare, diciamo, le scadenze. La prima scadenza è quella del 20 di ottobre, perché chi vuole consegnarlo in cartaceo presso l'ufficio postale, che diciamo è la cosa più pratica per chi non ha dimestichezza con il web, dopo il 20 di ottobre le pratiche non saranno più accettate. Quindi chi vuole scegliere questa strada deve affrettarsi a compilarlo e a consegnarlo. Quindi, a partire invece dal 20 di ottobre fino al 20 di dicembre ci sarà invece la possibilità, o continuerà la possibilità invece, di consegnarlo via web, scelta che è altamente raccomandata e poi vedremo il perché. Oltre a questo, chiaramente è attivo sempre l'UPC, cioè l'Ufficio Provinciale del Censimento, presso la sede della Camera di Commercio di Como, ma anche quella di Cantù. È chiaro però che se una persona dall'Alto Lago vuole arrivare, cioè per consegnare la pratica deve arrivare fino a Como, gli conviene prendere in considerazione le altre 2 strade. Allora, perché compilarlo online? Dunque, il sistema mi segnala immediatamente degli errori, delle incongruenze che possono esserci nella compilazione. Perché farlo online? Voi dite, visto che mi saltano fuori gli errori, perché se non saltano fuori in quel momento lì, saltano fuori comunque dopo. Quindi vuol dire che ci sarà qualcuno che vi dovrà rincorrere e comunque farvi quella domanda
a cui pensavate, diciamo, di non aver, di aver, diciamo, sgattaiolato. Siete comunque in questo modo, diciamo, che siete ben consapevoli quali sono le cose che necessariamente dovete fare. Se poi ci sono delle domande a cui non dovete rispondere proprio a causa delle risposte precedenti che avete dato, queste domande non vi vengono poste. Quindi automaticamente potete avere dei corsie preferenziali che non saltano fuori se lo compilate in via cartacea e non leggete ogni singola nota. Terza cosa, ci sono delle domande che non sono effettivamente obbligatorie, quindi diciamo si può non rispondere. Se lo fate online scoprite quali sono e quindi potete continuare la compilazione. Se voi saltate quelle domande, il rilevatore, cioè la persona che viene assegnata per risolvere la vostra pratica, vi dovrà chiamare. Quindi anche in questo caso conviene tutto sommato riuscire a gestirsi in autonomia. Il sistema web ovviamente è anche molto facile, molto intuitivo e non da ultimo a livello pratico vi consente di non fare code allo sportello. Quindi ecco, volendo riassumere un po' tutto questo, vi direi che senz'altro conviene farlo via web e poi conviene farlo anche in anticipo, cioè di non rimanere all'ultimo minuto dell'ultimo giorno, perché il questionario si considera compilato quando tutti i dubbi sono stati sanati. Se voi lo compilate il 20 di dicembre, vuol dire che c'è un rilevatore che ovviamente il 20 dicembre non riuscirà a trovarvi e quindi la vostra pratica rimane aperta e ai fini dell'Istat non è risolta. Questo è collegato a che cosa? Che c'è un obbligo proprio ben preciso, che è stabilito dalla legge nella compilazione, che comporta per chi non si adegua, diciamo, una sanzione. È ovvio che lo scopo non è sanzionare la gente, ma è avere le risposte. Quindi prima noi lo facciamo, meglio è, perché semplifica il vostro lavoro e anche il nostro, che dobbiamo necessariamente andarvi poi a cercare. Com'è che si fa via web? Questa pagina io immagino che voi l'abbiate vista, perché voi nella vostra busta avevate il questionario che nella prima pagina si presentava così. Ecco, io il punto focale, quindi ci sono diversi punti da controllare: il codice del questionario, che non vi dovrebbe interessare più di tanto ma diventa utile per noi, le vostre informazioni anagrafiche e le credenziali di accesso via web. Qua trovate il codice utente, quindi in basso a sinistra trovate il codice utente, con quel codice utente voi lo inserite nel sito che è indicato in questa posizione qua, quindi a metà della pagina c'è il sito nella quale voi vi dovete collegare, inserite il vostro codice utente, seguite il percorso che è abbastanza intuitivo e alla fine riuscite a entrare dentro il questionario facendolo via web. Allora, le domande a quale data fanno riferimento? In linea generale consideriamo fine anno, quindi il 31/12/2011. Com'era la situazione al 31/12 del 2011 della vostra istituzione non profit? Tuttavia ci sono delle domande che invece vi pongono degli altri termini. Quando questo succede, la domanda ve lo dice esplicitamente. Può essere nel corso del 2011, può essere specificamente giugno del 2011, quindi vi chiedono delle domande del 2012, scusate, all'attività giugno del 2012, oppure nel momento esatto in cui voi state compilando il questionario. Chi? Allora, nel vostro caso è un vero censimento, vuol dire che voi, la gran parte di voi avete ricevuto a casa presso la sede della vostra istituzione un questionario, ma chi non lo ha ricevuto è comunque tenuto ad essere censito, vuol dire che deve farsi avanti. E noi andremo a capire il perché questa persona non l'ha ricevuto. Può essere perché sia stato un disguido, o può essere perché effettivamente questa istituzione non era nelle banche dati e quindi non sappiamo niente di questa istituzione e va creata ex novo la vostra posizione. Che cos'è l'appunto di partenza? È la sede centrale dell'istituzione. Vuol dire che la sede centrale risponde, ma non rispondono le unità locali. Cioè ci può essere una sede che ha più, diciamo, poi dopo faremo anche degli esempi, che ha più unità locali. Le unità locali non devono rispondere al questionario, ma sono incluse nel questionario della sede principale. E quindi ecco, una cosa a cui stare attenti è per chi ha le associazioni di secondo livello, cioè che aiutano altre istituzioni, questi non devono considerare le altre istituzioni come unità locali. Ciascuno compila per sé, questo è un po' il senso. Allora, qua veniamo appunto al primo concetto, che cos'è una sede centrale?
è il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'istituzione non profit e dove operano gli organi istituzionali, amministrativi o di rappresentanza. Quindi la sede centrale ha senz'altro un codice fiscale, l'unità locale invece è contraddistinta perché ha lo stesso codice fiscale della sede centrale, quindi non può essere per forza autonoma. Automaticamente mi rientra nella sezione 6 del vostro questionario. E quindi per differenza diciamo che le unità locali hanno un codice fiscale, hanno un proprio indirizzo e sono le unità presidiate in cui si svolgono delle attività o dove il personale esercita abitualmente la propria attività. Allora, elenco quattro delle caratteristiche del non profit, perché queste mi tornano utili su alcune domande che vedremo successivamente. Allora, deve essere formalmente costituita, cioè deve avere uno statuto o un atto costitutivo, o comunque o qualunque altro documento che ne stabilisca gli obiettivi e le attività. Questo perché effettivamente alcune domande vi chiedono cosa c'è scritto nello statuto. Quindi andate a vedere proprio il documento che cosa vi dice. Deve avere una natura privata e non profit, quindi chiaramente non si deve porre come obiettivo quello di creare utili e non li deve distribuire. Deve avere un'autonomia istituzionale e deve avere un'adesione di tipo volontario, cioè appunto l'adesione, la partecipazione, il supporto anche economico all'attività non devono essere richiesti per legge. Allora, perché diciamo avete ricevuto il vostro questionario? È perché rientrate in uno di questi casi. Allora, ci sono quattro diciamo macro tipologie di fonti che sono precedenti rilevazioni statistiche, delle liste specifiche, degli archivi amministrativi e delle generali altri settoriali. Tutte queste insiemi sono stati uniti e si è creato quindi un'anagrafica che ha dato luogo alla spedizione di a Como circa 3.000 e passa questionari e comunque non sono state prese tutte le associazioni non profit. Quindi per esempio si va a vedere l'anagrafe tributaria, si vanno a prendere le liste delle fondazioni, dei musei, il precedente censimento, le varie organizzazioni di volontariato che si sono registrate, la lista del 5 per 1000, ci sono tantissime fonti, insieme a tutto questo ha generato la lista precensuaria. Andiamo quindi adesso nel merito del questionario, che come forse avrete visto è composto da 6 sezioni. La prima è quella anagrafica e sullo stato di attività. Allora, quello che noi adesso, diciamo, entriamo nel merito del questionario. Non andremo a vedere proprio tutte le domande, ma sulla base della nostra esperienza di questi primi, diciamo, primo mese di rilevazione ci andiamo a concentrare su quelle che ci sembrano le domande più ricorrenti. Perché l'ufficio registra ogni giorno diverse decine di telefonate e alcune, diciamo, si focalizzano in alcuni temi specifici. Quindi entriamo a vedere più che altro queste. Nella terza fase del nostro incontro invece andiamo a raccogliere le vostre eventuali domande specifiche. Allora, la prima domanda che vi chiede è di verificare se le informazioni anagrafiche sono effettivamente quelle corrette. Se sono corrette andate avanti, se sono sbagliate o imprecise le andate a completare. La seconda domanda, ecco, che apparentemente sembra facile, invece non è così facile giudicare dal numero di domande che abbiamo avuto, vi chiede al momento della compilazione o anche in una fase diciamo a 31-12 diciamo, lo stato di attività della vostra istituzione, cioè è attiva, inattiva o è cessata. Quello che vogliamo sottolineare è che per esempio una non profit che ha carattere stagionale, per cui in questo preciso momento, oppure la data che vi viene richiesta, non stava lavorando perché era stagionale, si considera comunque attiva, perché essere inattivi o essere cessati ha un significato molto molto più pregnante. Essere cessati vuol dire che di fatto non è rimasto praticamente niente dell'istituzione, nemmeno a livello anagrafico, cioè compare ad esempio l'anagrafe tributaria che è cessata, per dire, e che comunque non ha più nessun volontario, nessuna persona. Se è inattiva invece nel nostro termine vuol dire una situazione diciamo abbastanza particolare, cioè c'è un incendio, la sede è chiusa, non si può fare niente perché non è prevista una ristrutturazione, non c'è niente,
allora è inattiva. C'è stato un terremoto, per dire, quindi stiamo parlando di eventi abbastanza gravi, comunque non il fatto che in quel periodo magari perché c'erano ferie, vacanze o non facevate semplicemente l'attività, oppure perché c'è tutto il personale in cassa integrazione, quindi delle cose piuttosto più sul più patologiche. Ok, quindi questo era il significato della domanda numero 2. La domanda numero 3 vi dà origine, va a specificare meglio questo un percorso, e qua vi dicevo perché compilarlo online, perché a seconda dello stato che voi scegliete il percorso diventa diverso, quindi nel caso estremo poi si può finire che uno compila semplicemente l'anagrafica perché cioè mi dice chi sei e chi ha compilato, diciamo, il suo recapito, per il fatto che non deve compilare di fatto il questionario. Allora, per esempio, le imprese nate nel 2012 non hanno ricevuto il questionario perché non erano dentro la lista precensuaria, si sono fatte avanti, però in qualche modo le abbiamo scoperte. Loro non devono raccontarci cosa ci hanno fatto nel 2011 perché giustamente non c'erano, quindi loro fanno esclusivamente una piccola parte del questionario. Se lo fanno online, automaticamente il percorso viene molto più facilitato. Le imprese inattive o cessate da inizio del 2011, quindi nel 2011 non hanno fatto niente, a maggior ragione scattano definitivamente a compilare semplicemente chi è che mi ha certificato questa informazione, e là si chiude il questionario. Le imprese attive, cioè le istituzioni attive, scusatemi, invece al contrario, devono compilarlo assolutamente tutto e seguire il percorso. La forma giuridica, anche questo è un tema abbastanza delicato, perché non sempre è chiaro cosa si intende forma giuridica, e specialmente perché ci sono a volte degli attributi che sembrano una forma giuridica ma non sono veramente la forma giuridica. Notare che la domanda 4 vi chiede effettivamente cosa c'è scritto nell'atto costitutivo o nello statuto, quindi non si tratta di ipotizzare ma di verificare. Che cos'è che entra dentro come non profit? L'associazione riconosciuta e non riconosciuta, poi vediamo queste due definizioni, il comitato, la cooperativa sociale, l'ente ecclesiastico, la fondazione, la società di mutuo soccorso, altro ente privato, tra cui l'impresa sociale e la società sportiva dilettantistica. Vediamo le prime due definizioni, perché sono anche poi alla fine, specialmente quella non riconosciuta, la più ricorrente. L'associazione riconosciuta è dotata di personalità giuridica, cioè è iscritta in un registro presso l'UTG, cioè l'ex prefetture, l'ufficio territoriale del governo, le regioni e le province autonome, e spesso e volentieri un ambito di riferimento nazionale. Le associazioni non riconosciute, che spesso sono quelle più frequenti, sono gruppi di persone che si sono organizzate spontaneamente e stabilmente per perseguire uno scopo di comune interesse a carattere non economico e non lucrativo, senza un riconoscimento statale e senza la personalità giuridica, per esempio le associazioni culturali, ricreative, sportive, i partiti politici e i sindacati. Sulle altre definizioni di questa prima parte, diciamo che le diamo se per caso volete chiederci quali sono. E che quali sono le caratteristiche? Come? Sì, senz'altro. No, perché questo è uno dei primi punti che creano molti problemi, perché tante associazioni non sanno se sono riconosciute, esatto, o non riconosciute. Allora, la stragrande maggioranza delle associazioni, come diceva prima, è non riconosciuta, e se voi vi ponete il problema, per il 99% dei casi è perché siete associazione non riconosciuta. Il primo elemento che potete andare a verificare è il vostro statuto. Se lo statuto non è redatto da un notaio, ma è una scrittura privata registrata, di sicuro siete un'associazione non riconosciuta. Per cui questo già screma tutta una serie di associazioni e vi aiuta a capire. Le associazioni che hanno un atto notarile non vuol dire che per forza sono riconosciute, bisognerà andare a verificare se negli anni è stato presentato una domanda di riconoscimento, appunto, o alla regione o alla prefettura. Se questo è avvenuto vuol dire che avete anche un bilancio abbastanza rilevante, perché per chiedere il riconoscimento dovete avere un patrimonio vincolato, che in genere è sui 52.000 euro, per cui se siete una piccola realtà, anche qui di sicuro non siete un'associazione riconosciuta. Questo per darvi dei criteri di massima. Come si diceva prima, tutte le altre qualificazioni che potete avere ricevuto
in quanto iscritti a dei registri come o all'anagrafe delle Onlus o come associazione di promozione sociale, come organizzazione di volontariato, non danno, come associazione sportiva dilettantistica, non danno riconoscimento giuridico. Quindi comunque in quel caso questo attributo non dà la risposta alla domanda. Spero che sia stato abbastanza chiaro. Un'altra attenzione soltanto, la definizione di comitato è una definizione particolare. Il comitato nasce per soddisfare un particolare obiettivo limitato nel tempo. Tante associazioni si danno la denominazione di comitato, ma poi al lato pratico sono delle vere e proprie associazioni con un'assemblea, un consiglio, per cui anche se vi chiamate comitato in pallino, ma in realtà avete un'assemblea, avete tanti soci, avete un consiglio direttivo, vi qualificate ai fini giuridici come associazione, non come comitato. Il comitato è proprio il comitato che si costituisce per raccogliere i fondi per comprare l'ambulanza, per fare un esempio. Quindi ha una durata, un obiettivo ben delimitato nel tempo. Esattamente. Forse è meglio che le vediamo anche le altre a questo punto. Cosa... Ah, sì, no. Sì, dai, perché... Vabbè, le altre sono più semplici perché normalmente la cooperativa sociale sa di essere cooperativa sociale e così gli altri soggetti. L'ultimo chiarimento rispetto alla al punto 8, altro, perché il questionario non si rivolge soltanto alle associazioni, ma si rivolge agli enti senza scopo di lucro. Questo vuol dire che si rivolge anche a tutte quelle società che hanno scelto per statuto di non perseguire lo scopo di lucro, quindi di non distribuire gli utili tra i soci. Tra queste rientrano le società sportive dilettantistiche, che possono essere delle vere e proprie SRL costituite per gestire attività sportiva, che seguono le normative sulle società sportive, ma sono da tutti i punti di vista delle vere e proprie imprese, così come le imprese sociali, che possono essere a loro volta sia delle associazioni ma anche delle SRL, che scelgono di non distribuire gli utili, di attenersi a dei particolari regimi e di conseguenza rientrano nel campo di indagine del censimento. Per cui se appartenete a una di queste categorie rientrate nella categoria altro, anche se siete un SRL. Perfetto. Allora, quindi, appunto, come dicevamo, è solo un attributo quella di essere onlus, di essere organizzazione di volontariato, organizzazione non governativa, associazione di promozione sociale o associazione sportiva dilettantistica, è effettivamente un attributo. Fanno comunque parte della rilevazione le fondazioni bancarie, i patronati, i centri di formazione professionali, le istituzioni sanitarie socioassistenziali, istituzioni di studio e di ricerca, le università non statali riconosciute, istituzioni educative e di formazione. Allora, come diceva giustamente Lucia Villani, lo compilano nei primi due casi della famosa forma altro, mentre non lo compilano chiunque si riconosca dentro ente pubblico, impresa, maggior ragione individuale, lavoratore autonomo, liberi professionisti, tutte le forme di società, di capitali, di persone, le società cooperative, diverse da cooperativa sociale, i consorzi diretti privato, l'impresa costituita all'estero, gli enti ecclesiastici che svolgono esclusivamente l'attività di culto e il condominio. Allora, volevo dare un... Ok. Va bene. Ok, entriamo qui adesso a vedere a questo punto la simulazione, chiamiamola così, del censimento. Ok. Ok, Massimo, ti passo la parola. Una caratteristica importante del questionario è questa: ci sono delle domande che requisiti che sono collegati, quindi se si danno delle risposte incoerenti, poi alla fine o voi se lo fate via web o noi quando andremo a controllarlo uscirà l'errore. Per esempio la domanda 7, requisito 7, che è quella che vediamo qua. L'istituzione non profit, associo o associato con diritto di voto,
Abbiamo avuto in questo mese molte risposte no che erano sbagliate. La risposta no, si vede la nota? Non si vede? Si vede. Le istituzioni con forma giuridica che vedete qua sotto, riconosciuta, non riconosciuta, cooperativa sociale, società di mutuo soccorso, hanno sicuramente dei soci con diritto di voto. Quindi la maggior parte delle associazioni qua devono rispondere sì. Rispondere no vuol dire che poi quando si vanno a fare altri quesiti che comportano un collegamento a questo quesito salta fuori l'errore. Un caso per esempio che potrebbe dire no invece è una fondazione dove non ci sono soci che hanno diritto di voto, però bene o male tutte le altre associazioni hanno assolutamente diritto di voto. Una cosa, una domanda indietro, perdonatemi che prima abbiamo un po' saltata. La famosa domanda 5, che può sembrare un po' assurda. Cioè, alla fine vi chiede, avete distribuito utili? Cioè, lo statuto prevede il divieto di distribuzione degli utili? Qualcuno può rispondere di sì, altri di no. Cioè, ma la realtà è che ovviamente se voi siete non profit, ci deve essere scritto che non dividete gli utili. Tuttavia, il perché di questa domanda, perché è un po' occulto in effetti, è una domanda diciamo di controllo dell'Istat, quindi normalmente è per forza che ci deve essere il divieto, sì, e quindi la domanda a maggior ragione, la domanda dopo, non l'avete mai distribuito. Tuttavia, ecco, sappiate che il senso è quello proprio di andare a controllare effettivamente se questa istituzione non profit lo è veramente o no, anche se poi il sistema vi lascia compilare anche un no paradossalmente. Un'altra cosa rispetto alla domanda successiva, la 6, in cui si chiede in caso di scioglimento o liquidazione lo statuto regolamento prevede il divieto di devoluzione del patrimonio a soci associati fondatori. Qualcuno ci ha già chiesto, ma se il mio statuto prevede che devolvo i fondi a questa associazione o a un altro ente, cosa devo rispondere? E comunque vale comunque anche in questi casi il divieto di distribuire ai soci, perché comunque tutte le associazioni hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio a un altro ente. Normalmente si consiglia di lasciarlo libero, di non già indicare nello statuto chi sarà questo ente, ma se anche lo avete individuato, purché sia un ente senza scopo di lucro, voi potete rispondere comunque sì. Tornando al quesito 7, precisato quello che abbiamo detto prima sulla coerenza dei quesiti, il quesito 7.2 vi chiede di indicare il numero delle assemblee nel 2011. Qui normalmente può essere una, due, qualcuno ci ha detto che ne fa una al mese, ma dovete indicare le assemblee dei soci. Potrebbe anche essere zero, perché magari l'assemblea è stata costituita e si è costituito il consiglio direttivo in quell'occasione e poi non è stata fatta ancora nessuna assemblea. L'importante è che nella successiva 7.3 comunque indichiate la percentuale del totale degli aventi diritto che all'ultima assemblea o nel caso in cui appunto non sia stata ancora fatta nessuna assemblea ma è stata fatta solo la Costituzione, in quel momento hanno contribuito ad eleggere l'organo direttivo. La percentuale va messa. Importante anche il quesito 7.4 perché è collegato ad altri quesiti che troverete dopo. Bisogna indicare se i servizi offerti dalle istituzioni sono destinati solo ai soci associati, per esempio solo quelli che fanno parte della bocciofila che hanno la tessera possono fare attività, ai soci associati o ad altri, quindi ci possono essere la squadra di calcio fa giocare i bambini non sono associati però partecipano alle attività, oppure solo ad altri, quindi non si rivolge l'istituzione non si rivolge ai propri soci ma solo all'esterno. Di questo caso non c'è creduto nessuno per ora. È importante rispondere correttamente perché poi ci sono delle domande collegate e qui ci sono state dei pasticci perché le risposte non erano coerenti e dopo il programma ci blocca. Stessa cosa per il quesito 8, anche qui, quando chiede se l'istituzione è un organo direttivo. Perché se dite no, vi fa saltare l'8.1. Però è importante che venga precisato se l'istituzione ha un soggetto istituzionale che sovraintende le attività. Quindi consiglio direttivo, comitato di indirizzo, consiglio di amministrazione, si chiama in vari modi, di fatto va inserito lì. Ed è importante anche segnalare
il numero dei componenti dell'organo direttivo in carica al 31-12 che sono stati nominati o espressi da questa serie di realtà. Quindi può essere l'assemblea dei soci che ha nominato il consiglio, può essere per esempio, vedete, l'organo direttivo presidente o lo statuto, come vi dicevo prima, magari in fase di costituzione si è deciso che quei 7 sono i componenti dell'organo direttivo. Qui dentro dovete indicare il numero delle persone dell'organo direttivo che sono state nominate da questa realtà. Quindi il totale deve tornare, il totale qui sotto deve tornare con quello che avete detto sopra. Questi collegamenti sembrano banali, poi noi abbiamo preso in mano i questionari e ci sono un sacco di problematiche. Poi vi dobbiamo richiamare, vi dobbiamo rompere le scatole e... Possiamo fare tutto in fondo? Ma riguarda questa cosa. Cioè il consiglio direttivo, per esempio, io sono... Alzi un po' la voce da fuori. Io sono presidente di una SD. Il consiglio direttivo, in quale di queste 6 risposte lo devo mettere? Cioè assemblea dei soci non è il consiglio direttivo? No. No, la domanda chiede da chi è stato nominato. Allora, per le associazioni, soprattutto per quelle che si sono iscritte ai registri o al registro del CONI o ad altri registri, voi normalmente avrete tutti i consiglieri sono stati nominati dall'assemblea dei soci. Per cui, di norma, se avete 7 consiglieri, scriverete 7 nella riga 1, assemblea dei soci. Cioè, la domanda vi chiede... Chi nomina i vostri consiglieri? Li nomina l'assemblea? Li nomina un organo esterno? Nelle fondazioni, per esempio, può esserci un organo esterno che nomina il presidente o i consiglieri. Cosa che nelle associazioni succedeva magari in passato, ma noi ve l'abbiamo fatto eliminare. Per cui vige comunque per le associazioni che vogliono iscrivere ai registri il divieto di avere delle nomine esterne. Per cui per le associazioni dovrebbe coincidere il numero che mettete sopra come totale delle persone che compongono il consiglio direttivo con quelle nominate dall'assemblea. Ci sono delle tipologie di enti, come possono essere gli enti ecclesiastici, come possono essere le fondazioni, che possono avere invece nomine dall'esterno. Oppure associazioni che non godono di particolari agevolazioni, non sono iscritte a particolari registri, che hanno magari ancora la nomina che viene decisa dal sindaco, dal parroco, da chi per esso. Di norma però dovrebbero essere solo dall'assemblea per le associazioni. Allora, andiamo al quesito 10, quello delle forme aggregative. Come vedete, qui ci sono alcuni esempi di quelle che sono le principali forme aggregative che possono appunto interessare le associazioni, quindi il forum del terzo settore, il MOVI, l'AICS, l'ARCI, le ACRI, l'AIDO, c'è un elenco. È vostra, deve essere, dovete inserire il sì nella, se siete appunto, se fate parte di queste associazioni di secondo livello, se sono di livello nazionale o se sono di livello internazionale. Poi ci sono anche i consorzi. Sì, allora, per le associazioni nazionali di secondo livello è proprio se voi siete parte di un ente superiore, come succede per tutte le associazioni sportive che hanno la federazione, per i circoli ACRI, i circoli ARCI che sono aderenti all'ente superiore, e così via. L'associazione di secondo livello è quella costituita da più associazioni, è un'associazione di associazioni. I coordinamenti tematici invece sono magari altre tipologie di associazioni a cui voi avete aderito con soggetti anche del vostro territorio che operano nello stesso ambito. C'è il coordinamento delle associazioni che si occupano di disabilità, quello sulle famiglie, ci sono una serie di coordinamento Comasco per la Pace, ci sono una serie di coordinamenti nel nostro territorio, se aderite a uno di questi potete indicarlo. Il consorzio invece è un'adesione più formalizzata, vuol dire che avete aderito a un'altra tipologia di soggetto, può essere quelli che per esempio aderiscono al consorzio ABC o al consorzio EUCA perché usufruiscono dei suoi servizi, per fare un esempio. Quindi l'adesione al consorzio comporta il fatto che voi abbiate acquistato una quota di questo dell'ente a cui avete aderito. Sì, volevo magari anche fare una premessa, su
come approcciarsi al questionario, nel senso che comunque non verrete per questo indagati. È vero, sì. Per cui si può anche fare un po' a cuor leggero, nel senso cercando di essere il più sensibile. Vado un pochettino io, allora non vi preoccupate, la rilevazione statistica, nel senso che si ha ragione, come tutte le rilevazioni statistiche siete tutelati sotto certi punti di vista, avete l'obbligo di risposta, corretta, però non è anonimo, verrà resa anonima, non, anche qua volevo dire, se avete dei dubbi in alcune risposte, perché il 25,7%, porca miseria, era il 26%, innanzitutto siamo un istituto di statistica nazionale, quindi non state facendo nessuna dichiarazione dei redditi, a noi ci vanno bene anche delle approssimazioni, l'importante è che siano più vicine alla realtà possibile, insomma. Quindi non vi preoccupate se ci avete dei dubbi, arrotondate, fate anche delle stime paradossalmente. La statistica si basa su stime, infatti come se qualcuno di voi si è mai dilettato con la statistica, l'unica cosa certa di fare statistica è di commettere un errore. E sembra paradossale, ma è così, cioè il famoso errore statistico o campionario o di altro tipo. Quindi insomma non vi preoccupate, appunto, come diceva. Sentite tutti? Scusa. No. Allora, se io darei un suggerimento. Allora, mi rendo conto che è un po' faticoso per voi aspettare, tenervi, diciamo, in tasca le vostre domande. Però se aspettiamo dopo, facciamo girare il microfono, così tutti quanti potete sentire, perché altrimenti mi rendo conto che chi è in fondo non riuscirà mai a sentire la sua domanda. Vi chiedo di avere pazienza in questo. Va bene come metodo? Ok. Non possiamo però dividerlo in tre parti. Cioè la prima parte, sì. Ok, va bene, finiamo allora, finiamo questa parte e ok, finiamo questa parte, facciamo le domande su questa parte e poi dopo passiamo avanti. Ok, allora facciamo il questionario e il quesito 11 del questionario. Cioè, qui ci sono le definizioni patti e intese. Ecco, qui dovete valutare voi se nel corso del 2011 avete stretto accordi formalizzati con istituzioni tipo il comune, per esempio, molte volte il comune, o imprese, accordi finalizzati a stabilire forme di collaborazione per la realizzazione di obiettivi comuni. Questa è la definizione di patto e intese. L'obiettivo è quello di capire se siete un soggetto che opera da solo o collabora nel territorio, e con chi collabora, se collabora solo con le altre associazioni, e quindi la domanda precedente, gli enti con cui mi coalizzo, o se collabora anche con le imprese private, con le imprese pubbliche. Non c'è nessun tipo di giudizio su questo, semplicemente dire sì, effettivamente c'è l'impresa che mi ha sponsorizzato, per cui ho fatto qualcosa con l'impresa privata, oppure ho promosso un'iniziativa col comune, quindi lo indico. Semplicemente valorizzare se voi collaborate o meno con gli altri soggetti. Anche il quesito 12, possiamo avere la definizione, anche qui il contratto che l'istituzione può aver fatto con istituzioni pubbliche, il comune per esempio, la provincia o la regione, il contratto è definito come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere, fare un rapporto giuridico patrimoniale, quindi è una cosa molto formale. Esatto. La convenzione invece è un accordo o un contratto stipulato fra privati e pubblica amministrazione secondo determinate procedure di aggiudicazione. Questo ne intende in maniera un po' più ampia, probabilmente. Sì, nel senso, allora, prima abbiamo detto io collaboro con dei soggetti, in questo secondo caso io ho dei veri e propri, diciamo, contratti con questi soggetti, che possono essere un contratto vero e proprio per cui il comune mi dà incarico di svolgere una determinata attività, oppure la scuola mi paga per andare nelle classi a svolgere una determinata attività, a tenere degli incontri. Questo è un contratto. La convenzione è quando invece io agisco per conto del comune, per cui il comune mi dà l'incarico di erogare un servizio nel territorio, però c'è proprio una delibera che sancisce questo accordo, non è che io lo faccio come mia attività personale con un contributo del comune. Quando io ricevo un contributo del comune è più una collaborazione, quindi la domanda 11. Quando invece c'è proprio una delibera, un incarico formale a compiere un determinato incarico, allora siamo nel punto 12.
vediamo le domande? Possiamo fare sì. Ok, allora vediamo la domanda per tutti. Niente di grande. No? Passiamo la domanda. Forme aggregative, coordinamenti tematici, coalizione, può essere, deve essere per forza stipulato un contratto, possono essere anche coordinamenti tematici di patto, diciamo, non so, la violenza sulle donne può essere un... Sì, non è un'area tematica, però deve esserci proprio un gruppo, un coordinamento che lavora in quell'ambito con qualche... chiede, aderisce, per cui un minimo di formalità ci deve essere, non è un'adesione di secondo livello, per cui non è aderisco a un'associazione, però ci deve essere un minimo di accordo formale tra i soggetti a collaborare. Allora, allora può esserci, c'è un contratto fra le parti, perché allora, la nostra associazione ha una sovvenzione pubblica, per cui... però questi sono un po' casi specifici, poi infatti, li vediamo possiamo vederli qua adesso. Io volevo parlare un attimo, ritornare al punto 2, la struttura organizzativa. Quindi la ASD rientra nell'associazione non riconosciuta, giusto? Mi è sembrato di capire questo. Bene, ci può essere anche l'associazione sportiva dilettantistica riconosciuta, la SD, l'associazione sportiva dilettantistica, di norma rientra nelle non riconosciute, okay. Se non ha richiesto il riconoscimento. Ma io sotto altro non devo iscrivere no, no, se è associazione no, okay. Se invece è una società sportiva dilettantistica devo andare su altro. Perfetto. Se fanno... punto 9... No, scusami, il punto 10, l'istituzione no profit aderisce o meno a delle seguenti forme aggregative. Noi siamo una SD che è associata all'AXI. E quindi rispondiamo al punto 1. Esatto, sì. Perfetto. E l'ultima è la 12, quindi indicare, no, nel corso del 2011 l'istituzione no profit ha operato in base a contratti e convenzioni con l'istituzione. Ecco, noi usufruiamo degli spazi comunali, ma non abbiamo nessun contratto col comune, nel senso che noi facciamo la richiesta al comune. Sì, ma voi usufruite, cioè siete voi che al massimo, non so se lo pagate o non lo pagate, però dovreste sì, no, pagare pag- comune. Sì, sì. È più... Quindi mettiamo sì o no? Secondo me no, però chiedo anche a loro come... Cioè non abbiamo nessun contratto e nessuna convenzione. Noi ci danno lo spazio, noi paghiamo l'affitto al comune. È un affitto? Sì, però non ci rilasciano che abbiamo. C'è proprio qua. No? Per convenzione si intende qualsiasi accordo, contratto. Per convenzione si intende qualsiasi accordo, contratto stipulato tra privati, quindi okay, istituzioni no profit e pubblica amministrazione secondo determinate procedure di aggiudicazione. Quindi c'è stata una procedura di aggiudicazione, se c'è stata, qua mi sembra che la guida, la compilazione, ne parli, insomma. Ma di solito, scusi, non c'è la società sportiva chiede al comune... Felini, arriva. Scusi, grazie. Non capisco. Di solito, parlo per me, la squadra di pallacanestro chiede la palestra al comune, comune della palestra, prendiamo la palestra di invece lì, ma c'è nessuna convenzione, come c'è quasi scritto tra comune e l'associazione, non c'è niente di scritto se non un accordo, una lettera di intenti. Sì, io la metterei più sul parte di intese che non sul in questa parte dei contratti. Su questo lo metterei sì sui contratti convenzioni quando è proprio un accordo scritto e formalizzato. Se invece è un accordo tra le parti per cui vi danno la concessione dell'uso della palestra, lo metterei nella domanda precedente, nel patto intese. Sì, la
parla proprio di procedura di aggiudicazione. Perché comunque il presupposto è che il comune vi lascia la palestra perché ha perseguito un obiettivo comune a quello del comune, perseguite un obiettivo unitario. Beh, ma scusa, in quel caso non sarebbe un singolo contratto commerciale, stipulato un contratto per l'affitto di una palestra, però non faccio un no, contratto... qui diceva non c'è un accordo, non c'è un contratto, non c'è niente. Beh, non è una palestra verbale, però non è un contratto per il perseguimento di uno scopo comune, cioè il comune mi affitta o comunque. No, ma lui non lo sta affittando, come lo diceva lui, non lo sta affittando. Si è accomodato, uso gratuito. Cioè, chiesto dalla palestra, le ore sono quelle, tolta l'ora. Però attenzione, perché i contratti e le convenzioni di solito con l'ente pubblico sono intese proprio come l'ente pubblico mi dà un mandato per fare qualcosa. Per cui io prendo un incarico dal comune e quindi svolgo una determinata attività su incarico del comune, esatto, col contratto. Oppure io erogo un servizio con la convenzione per conto del comune, ok? E non siamo in questo ambito. Qui io usufruisco di uno spazio del comune e il comune me lo concede o con un costo ridotto o con un affitto o con un contratto gratuito perché comunque riconosce il valore della mia attività, che sia il comune, che sia la parrocchia, che sia un altro ente. Lo vedo nella domanda 12, mi sembra che chieda di più contratto convenzioni. Sì, ma anche nella 11 a questo punto è no. Però nella 11, scusi, la domanda precisa è se nel corso del 2011 io ho stipulato l'accordo, giusto? Non se ho operato in base ad un accordo, sì, l'accordo è stato stipulato nel 2011. Sì. Ok. Invece nella 12, se ad esempio, vabbè, io ho una convenzione con l'ASL, in più, ok, in più c'è un contratto in base al quale io presto la mia attività anche a favore di un'altra associazione che ha uno scopo comune. Quindi andrebbe questa nella 12. Questa è preesistente al 2011 l'accordo. Però la 12 chiede ha operato in base. Esatto, quindi nella 12 metto sia l'ASL che altro. Sì. Ok, corretto. Ok, va bene, grazie. Questo dall'RPD come volevo due cose, una sull'8.1 l'assemblea elegge il consiglio direttivo che sono i 6, poi elegge anche i revisori dei conti, volevo sapere se fa parte del consiglio direttivo questa cosa, e poi per esempio un rappresentante, nel nostro caso Volo Motore, per dire il nostro Volo Motore, che è una sezione diciamo della nostra associazione, cioè tutti coloro che sono stati eletti dall'assemblea fanno parte di questo numero, o solo il consiglio direttivo? Quindi io sono i 6 presidenti. Ecco, poi invece per esempio per quanto riguarda il 9 che dice dove operiamo, essendo che noi siamo una scuola di volo operiamo ovunque, nel senso abbiamo la sede qua ma volendo andiamo dove vogliamo, quindi come prevalente metto nazionale perché generalmente la maggior parte dei voli si svolgono nazionali, oppure potrei andare anche all'estero. Sì, quello tutti, però prevalentemente resta a indicare dove prevalentemente si svolge nel corso dell'anno, prevalentemente dove la maggior parte della nostra attività. Questo dato del riferimento 2011. Sì, assolutamente. Ma anche noi sullo stesso punto del 12, noi anche noi siamo, diciamo, abbiamo paghiamo l'affitto al comune per il nostro hangar, però in effetti non è che loro ci danno un incarico, noi facciamo la nostra attività, abbiamo un contratto che riguarda l'affitto. Quindi io penso che sia appunto un contratto commerciale, non che loro ci incaricano. Perché qui dice ha operato in base a contratti. No, noi poi usiamo il loro sito, per il contratto è una cosa di utilizzo dello spazio. Esatto. Non ho ancora capito. Allora, comunque, in generale. Non c'è nessun contratto con il comune. Allora, vedo che questo tema ricorre. Io direi comunque se noi tentiamo di dare una risposta, però questa domanda, visto che vedo che è molto calda. Comunque ve la specifichiamo poi meglio nel corso anche della settimana che viene. Sì, però se non c'è nessun contratto, quindi non c'è nessun pagamento di, neanche di soldi, ci sarà un patto d'intesa. No, perché comunque, c'è solo la delibera del comune. Voi non potete andare nello spazio pubblico se non c'è almeno un patto d'intesa. No, c'è una delibera del comune che dice che la palestra costa tot, a questa delibera la società sportiva si aggancia e quindi e si ricollega a un contratto commerciale. Sì, ma non c'è.
capito, ma c'è nessuna stipula, c'è cioè io domani posso dire non vengo più, basta. Basta, allora non è in base all'accordo, cioè no. Perché quando io opero in base a un contratto, una convenzione, vuol dire che quella, l'essenza del contratto riguarda la mia l'attività che io svolgo. Se l'essenza del contratto riguarda soltanto usa il mio spazio, allora in quel caso no. 11.3, imprese private, la fatturazione con uno sponsor rientra in questo contesto oppure no? Secondo me nella logica della ricerca che dice il quesito è volto a rilevare l'attitudine dell'impresa non profit ad operare in collaborazione con altre organizzazioni, io direi sì, perché comunque dimostra che l'ente, perché non vedo altri modi con cui l'impresa privata o fa le donazioni o fa le sponsorizzazioni, non è che ci sono molti modi, in quel caso direi sì, okay. Nella logica di dire sì, io collaboro con delle imprese private nel territorio. Okay. Buongiorno, senta, punto 8, io volevo chiedere dove dice indicare il numero di componenti dell'organo direttivo, l'assemblea dei soci, quindi c'è da indicare solo la parte apicale, cioè presidente, tutto, anche il consiglio? La parte? Apicale, cioè presidente, vicepresidente, segretario. No, 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 tutto il consiglio. Tutto il consiglio. Tutto il consiglio. Grazie. Buongiorno a tutti. Volevo chiedere il punto 10, dove dice l'Associazione Nazionale Secondo Livello. E se un'associazione è onlus, da che parte la mettiamo? Il punto 1 o il punto 2? Quello non è rilevante, bisogna vedere che tipo di associazione è. La differenza è tra nazionali e internazionali. Ok. Per cui 1 o 2 dipende dall'ambito di attività. Io volevo chiedere un chiarimento riguardo al punto 12.1. Dove appunto si trattava contratti o convenzioni. Noi abbiamo stipulato una vera convenzione con il Policlinico di Verano, nel Dipartimento di Medicina dello Sport, dipendente dal Policlinico di Monza, per le visite mediche dei tesserati dell'associazione, noi siamo una SD. È stato proprio un documento scritto fatto con il Policlinico, ma noi non svolgiamo un servizio per loro. Sono loro che svolgono il servizio per noi, facendo sì che le tariffe per le visite mediche siano a prezzi molto più contenuti. Quindi io cosa devo fare? No, in questo caso no. Nella logica che abbiamo detto prima, è se io svolgo un'attività in base al contratto, non se io ho trovato semplicemente un fornitore, cioè che mi erogano un servizio. Però sul contratto c'è scritto, sì, ci erogano un servizio. Ma siete voi che operate? C'è scritto convenzione sulla... Sì, però qua dice, sono loro che si sono convenzionati con voi, però per garantirvi un servizio. Perché qui dice, l'istituzione non profit ha operato in base a contratti. Per cui va a vedere voi, esatto, l'attività che avete svolta, l'avete svolta in funzione di un contratto, di una convenzione? No, semplicemente in questo caso è un contratto di servizio, lo metterete poi nel bilancio, nella parte che riguarda l'acquisto di servizi. Ma noi non abbiamo avuto nessuna spesa. Ok, allora non la metterete qua da parte, perché se ne avessero fatto un prezzo più basso, no, non ci sono i tesserati che pagano direttamente al policlinico. Io anche in questo caso la metterei tra i patti e le intese, perché comunque voi siete stati capaci di attivarvi nel territorio e di avere una collaborazione con un ente, per cui potete riportarlo lì come capacità di collaborare col territorio, perché comunque siete stati in grado di creare questo contatto proficuo per la vostra associazione. Ho capito. Però bene, grazie, per lo metterei sotto. Buongiorno, per una SD. Punto numero 11. La chiesa è 1, 2 o 3, per piacere? La chiesa. Dovrebbe essere no profit, dipende poi dalla chiesa. Di che chiesa parla però? La chiesa cattolica. La chiesa cattolica, ma di che ente? Perché anche nel oratorio. Glielo facciamo sapere. Glielo facciamo sapere. Buongiorno, sentite,
Noi facciamo parte, io faccio parte di un'associazione che non ne aderisce con altre, cioè che è a sé. Cosa devo mettere al punto 10? No. Niente, no. Ho un'altra domanda, nel senso che noi come associazione, invece di avere degli sponsor, avere dei finanziamenti, dei soldi, siamo riusciti ad avere o degli sconti o qualcosa, quindi non abbiamo diciamo liquidità, nel senso che non abbiamo avuto dei soldi per avere un qualcosa. Abbiamo, per esempio, noi pratichiamo il tiro a segno, parliamoci chiaro. Siamo al comune di Como, col TSM di Como, abbiamo uno sconto sugli abbonamenti che andiamo a fare. Quindi noi non abbiamo ricevuto niente, facciamo propaganda a loro, cioè nel senso che... Entra nei patti... Quindi nei patti, tranquillo così. La ringrazio. Però vi faccio una proposta, perché sennò non riusciamo a arrivare in fondo, perché alle 4 bisogna lasciare la sala, per cui bisognerebbe andare avanti con questionario e lasciare le domande alla fine. Faccio l'ultima, veloce. Comunque, io ho ricevuto, cioè, devo dire che questo tema qui è uno dei più caldi, ecco. Sapevamo che avrebbe creato dei problemi, cioè dei problemi oggettivamente non è facile intuizione. Quindi... No, ma il mio credo sia semplice. Ho ricevuto due moduli di censimento, uno come Centro Aiuto alla Vita Onlus e uno come CAV Centro Aiuto alla Vita, con due codici utenti diversi. Quello sbagliato lo consegno a voi da allora, lato. Guardi, allora questi qua sono proprio casi specificissimi, abbiamo in questo momento tre rilevatori che sono a disposizione, quindi ognuno di questi casi va chiarito vis-à-vis con il rilevatore o con l'UPC, perché prendiamo proprio la vostra specifica pratica, quindi chiunque abbia questo problema può approfittarne oggi, oppure chiamarci al telefono, oppure scriverci, perché chiariamo ogni singola domanda vis-à-vis con la persona. Andiamo? Ok, andiamo, passiamo, lì. Sì. Buonasera, io sono della divisione della lotta IDS e la sede nazionale, al punto 7 dove mi chiedete il numero dei soci maschi e femmini, i nostri soci sono le sedi locali, quindi ho 15 sedi, e o segno la sede, il nome del presidente, quindi classifico il presidente maschio o femmina. No, dovete rispondere al punto 2, 20. Nella domanda 7, cioè nella domanda 7 c'è un 7-1. Istituzioni non profit. Esatto, saranno tutte istituzioni non profit. Ma il 7-1 si mette poi 0-0-0. Sì. Al 31/12/2011 noi abbiamo già il tesseramento dell'anno successivo, perché il nostro tesseramento segue la domanda 7-1. Il nostro tesseramento non segue l'anno solare ma l'anno sociale. Per cui nel momento in cui mi si dice quali sono il numero di soci associati con diritto di voto al 31/12/2011, io devo fare riferimento al tesseramento ai soci del 2012 o ai soci del 2011? Del 2011. Buongiorno, una domanda sempre relativa al punto 12, proprio una questione in termini. Se la mia associazione ha firmato una delibera con un comune nel 2011, ma ha operato nel 2012, cioè tecnicamente ho operato nel 2012 perché è relativa all'anno scolastico, allora operando nelle scuole, per le scuole l'anno è 2011-2012, quindi la delibera era a fine 2011, però ho tecnicamente operato per il comune nel 2012 e quindi non so, è proprio una finita, cioè, sì. Io la lascerei esclusa visto che chiede ha operato, l'operatività è arrivata nel 2012, per cui la lascerei esclusa. Grazie. Proviamo con le domande veloci. Io rappresento una Onlus che opera in cooperazione internazionale e PDS principalmente. Quindi la domanda 9 in qual è l'ambito territoriale? Cosa metto? Extraeuropeo? Nel senso che i nostri beneficiari poi sono beneficiari che si trovano nel resto del mondo. Sì. Ok. L'altra domanda, sempre dell'11, invece, se io ho delle donazioni che faccio dalle altre istituzioni
associazioni no profit con le quali collaboriamo per sostenere uno stesso progetto, devo indicare sì? Sì, perché se collaborate per sostenere un progetto, sì. Ok, stessa cosa se invece ho delle imprese private che mi fanno delle donazioni. Grazie. Direi adesso passiamo alla seconda sezione del, cioè la terza sezione del censimento e poi rimandiamo tutte le domande alla fine per quanto riusciremo a farne. Ok, perché temo che se no non riusciremo a vedere tutta la parte, diciamo, del questionario. La sezione 3, il quesito 13, riguarda i volontari. Anche su questo quesito abbiamo avuto diversi problemi. Una delle prime incoerenze che abbiamo notato è stata quella di al quesito 13.1 l'indicazione, la mancata indicazione dei soci associati all'interno dei volontari. Il quesito 13.1 chiede il numero di volontari in organico, al punto 1 chiede i volontari, al punto 1.1 i soci associati all'interno del numero di volontari, quindi il numero del punto 1 deve essere maggiore o uguale a quello del punto 1.1. Su questo abbiamo avuto un sacco di problemi. E non solo, e deve essere uguale alla risposta data nel punto 7. Cioè, non potete dichiarare qua di avere 5 volontari e al punto e alla domanda 7 aver detto che ne avete, cioè alla persone fisiche ne avete 7.1, ne avete 15. Io non concordo. No, ci deve essere una. C'è un controllo interno del sistema. Sì, perché il problema è che realisticamente non è così, nel senso che l'associazione ha 100 soci, volontari magari che operano, sono 5. Ma anche penso anche all'associazione sportiva in cui i volontari sono tutti gli allenatori, ma i suoi associati sono tutti i ragazzi che partecipano. I genitori o i ragazzi, dipende dalla realtà, però comunque il numero dei soci può essere molto più alto del numero dei volontari. Dopodiché è vero che i volontari che il numero dei soci volontari non può essere superiore al numero dei volontari, sennò c'è un'incongruenza, questo sì, tra le due. Sì. Però può essere che il numero dei soci sia di molto superiore al numero dei volontari, perché la realtà è quello che succede in molte realtà. Sì. Non dovrebbero essere nelle organizzazioni di volontariato pure, quelle della legge 266. Per altre tipologie di associazioni invece è la norma. Una pubblica assistenza, per esempio, il numero dei volontari non necessariamente uguale al numero degli associati. L'associato è quello che paga. No, questo senz'altro, però sappiate che alla fine i conti devono, cioè tra i volontari, le persone che vengono pagate, il totale deve, come dire, tornare, o quantomeno non ci deve essere un'incongruenza di tipo logico. Ecco. Ok. Ecco, attenzione che devono essere i volontari, quelli che non ricevono soldi per svolgere l'attività, che non sempre poi è realisticamente così. I rimborsi, poi li vediamo anche più avanti, sono solo quelli documentati, quindi il biglietto del treno, il biglietto dell'autobus, non altre tipologie di rimborsi se non quelli previsti per particolari tipologie di soggetti. Al quesito 13.2 fate attenzione ai totali, perché anche qui abbiamo trovato un sacco di problematiche. Cioè, quando si chiede la ripartizione dei volontari per classi di età, titolo di studio e condizione, il totale per maschi e per femmine deve essere 100, sia per i maschi che per le femmine. Quindi vi chiede, se avete 10 volontari maschi, questi 10 volontari quanti hanno fino a 18 anni, quanti hanno la laurea, quanti sono occupati, e dovete far tornare il totale, altrimenti non torna poi nel programma e vengono fuori delle problematiche. Scusi, è in organico che non torna? È un'associazione che non riconosce. Ecco, se no facciamo una cosa. Non è possibile che un'associazione abbia meno dei soci e non li conoscano, li devono tesserati in qualche modo. Sì, però nel piccolo è una realtà. Scusate, parliamo una volta. L'obiezione che viene dal fondo è: se un'associazione ha tantissimi soci, come fa a sapere se sono laureati? Per esempio, l'occupazione è difficile da sapere. Per l'arma dei carabinieri
cioè io penso che questo quesito ve lo darò nel 2015 perché è complicatissimo. Io ho un volontariato all'interno della mia associazione che dipende da Roma e dal comitato provinciale. Tanti sono pensionati che non conosco e che non vengono in sede da 2 anni perché poverini sono anziani. I giovani vengono quando c'è da fare il volontariato. Possiamo dire che è un caso però anche particolare. Però prima si parlava anche del fatto di... sono percentuali e si diceva di fare una stima. Avrete un'idea se la vostra... dovrete fare una stima. No, il programma vi dice che le percentuali devono fare 100. Scusate, posso provo intervenire. Non è facile fare delle stime, siamo tutti qui, siamo tutti d'accordo, e però questo che siamo chiamati a fare attualmente, ahimè, questo bisogna fare. Poi ovviamente è quello che si diceva prima, cioè il totale deve collimare a 100, per questo se da una parte non fa 100 ci sono dei blocchi. Cioè, anche per questo è meglio, come veniva suggerito prima, farlo online, perché uno si accorge subito di quali sono questi vincoli imposti dal sistema, ma vi posso assicurare che i vincoli non sono fatti per farvi impazzire, anzi sono vincoli che voi trovate abbastanza laschi, perché alla fine quello che si diceva, il compito dell'Istat non è sanzionare, non ce ne... scusate, io sono romano, dico alla romana, non ce ne può fregare meno di sanzionare. L'Istat vuole il dato perché poi, diciamo, torna utile anche a voi in teoria questo dato. Cioè, le policy vengono fatte sulle statistiche, cioè noi esistiamo per questo. Quindi, come detto, tutte le indagini ci si muove con una dose, con una parte legale e una buona dose di consenso. Quindi... c'è una cosa, i dati che voi chiedete sono meglio di quelli che ci vengono chiesti dalla provincia e dalla regione per mantenere siamo sempre a Roma. Allora il presidente dell'Istat si chiamava Sisico, adesso non so se ha un altro nome. Giovanni, comunque, questi dati qui ce li chiede la provincia per mantenere il requisito di iscrizione alla ONLUS. Sono proprio i medesimi. Allora, mi rispondo senza, cerco di spiegarle il perché questo avviene, non è cattiveria dell'Istat perché vi vuole vessare. Noi saremmo contentissimi di attingere ad altre banche dati e prendere il dato. Tanto è vero che nel censimento delle imprese questo viene fatto nella stragrande maggioranza dei casi, infatti non è una rilevazione totale, ma è una rilevazione campionaria. I prossimi censimenti della popolazione si sta andando in quella direzione. Il problema che attualmente si corre, cerco di spiegarlo proprio, è uniformare le banche dati in modo tale che possano essere lette tra di loro. Non è una passeggiata, perché anche per noi è molto lavoro in meno, non è solo per voi una scocciatura in meno. Cioè, se noi avessimo un sistema integrato di banche dati... capito, allora mi viene da pensare che l'amatore analista e tutto quello che ha preparato, ha predisposto il programma per la regione Lombardia e per la provincia per chiedere questi dati, va bene, quello ha operato da solo, se l'è inventata proprio l'Istat, allora, manco l'ha consultata. No, scusatemi, mi sento di intervenire un secondo. Allora, è giusto effettivamente ed è comprensibile, siamo i primi noi a dirlo, che è una fatica, è uno sforzo che vi chiediamo in più, non è facile per tutti capire il perché. E io capisco le ragioni del collega che giustamente dice ci perdiamo tempo, l'abbiamo fatto 3 volte perché l'ha già fatto anche dagli altri. Andiamo concretamente per venire incontro anche ai colleghi, perché qua dobbiamo cercare di dare delle risposte per quanto è possibile. Non è per quello, è per la suddivisione da sì. 18 anni sì, alla, ma io al titolo di studio. Le sue allora, ci si chiede perché non si una rinnovazione mostra, certo. Perché questa qui proprio non ave
chiedete tutto di tutto, che poi no, rimane pur sempre anche un dato finale, li dovete poi leggere dopo, esatto. Dopo li dovete accorpare. Io le parlo così perché sono l'italiano che ha schedato al centro studi dell'IBM a Roma tutti i cittadini italiani, li ho schedati io. Allora, perdonatemi per l'interruzione, perché sono temi molto interessanti. Siamo delle domande. Sì. Allora, io ho un'associazione dove non ho tesseramento. Non ho tesseramento. Posso intervenire un attimino, proprio 5 secondi. Io direi, se vuole, poi ci confrontiamo oppure ci spieghiamo in separata sede, perché il problema è che qui stiamo facendo, abbiamo uno scopo diverso. E io posso spiegarle qual è, cosa sono stati messi in campo anche a livello informatico, tecnico, l'evoluzione dei sistemi informatici, l'evoluzione, questo qua ce l'ho, scusi il termine, ma ce lo beviamo all'ISTAT oramai questo questionario, e ne parliamo insieme, però non è l'obiettivo adesso dell'incontro, quindi poi magari in separata sede ci spieghiamo. Ok, allora questa conversazione continua separatamente, noi abbiamo registrato e lo sappiamo e ci dispiace per il fastidio statistico, perché ha proprio un nome, il fastidio statistico di dover fare queste cose. Allo stesso tempo vi dico, se questi dati li avete già raccolti, prendete il questionario che avete già usato, copiate i risultati, cioè andiamo concretamente sulla scelta, copiate i risultati delle che avete già comunicato. Allora, perdonatemi per la estrema franchezza, l'estrema... per andare incontro alle esigenze dell'incontro. Abbiamo accolto la sua obiezione e adesso andiamo a cercare di rispondere a tutti quanti voi sulle altre domande per cercare di ottenere la massima utilità dall'incontro. Massimo, puoi proseguire. Sì. Eravamo arrivati al quesito 14, mi sembra abbastanza intuitivo, poi magari dalle domande ovviamente salterà fuori un sacco di problemi. Riguarda i cittadini stranieri, il quesito 15 riguarda i giovani del servizio civile. Il quesito 16 può comportare qualche problema, è riferito al mese di giugno 2012. Intende rilevare se in quel mese, proprio in quel mese, sono state svolte delle attività e l'impegno dei volontari nello svolgimento di queste attività. In quel mese può essere anche zero, perché magari nessuno ha fatto niente, però pare strano che qualche attività sarà stata svolta. Sì. Il secondo ente di secondo livello. Quindi alla domanda prima è stato risposto 22 enti e non... Sì. Di fatto ci sono sempre questi 34 delegati che operano come volontari all'interno di questo ente. Dipende se hanno fatto delle cose per l'ente di secondo livello o l'hanno fatto solo per le loro associazioni. No, meglio, è Fulvio che sta per l'assemblea per dire, no? Che è... Lo mettete? Sì. Ok. Quesito 17. Ecco, qui abbiamo avuto dei problemi di collegamento tra il quesito 17 dei lavoratori attribuiti e il quesito dei volontari, il 13, quello che abbiamo visto prima, non so se ve lo ricordate, magari lo faccio vedere, questo qua. Cosa è successo? Che qualcuno indica no nei volontari e poi ci indica anche no nei lavoratori attribuiti. Attenzione, perché da qualche parte qualcuno ci deve essere. Non vedete, ne sono successi tantissimi. Anche fare il consigliere, il presidente e fare il volontario. E fare il volontario, esatto. Quindi va inserito assolutamente. Quindi, premesso che avete dei lavoratori retribuiti, li dovete distribuire nelle varie categorie previste a 17.1. Una cosa importante è segnata nelle note. Coloro che operano in regime di partita IVA non devono essere inclusi. Invece devono essere inclusi nei lavoratori con contratto di collaborazione i COCOPRO, i prestatori d'opera occasionale con contratti di questo tipo, e i collaboratori coordinati continuativi COCOCO. Quindi quello che fa la differenza sono i contratti di lavoro e, nel caso dei lavoratori attribuiti, il pagamento di contributi. Allora, la domanda per l'SD. Allora, vi do la risposta. Allora, le associazioni sportive dilettantistiche, così come altre tipologie come i cori, possono avere dei rimborsi forfettari di spesa.
Allora, i soggetti, allora, ci possono essere un po' diversi casi. Le persone che operano all'interno dell'associazione senza ricevere nulla, quindi proprio gratis, vanno alla domanda 13, che è quella dei volontari. Le persone che sono dipendenti, perché nella mia SD posso avere anche il dipendente, il co-co-co, il co-co-pro, vanno nella domanda 17. Le partite IVA, come dicevamo prima, vanno nella sezione dei... vanno catalogate con i servizi, quindi qui non le consideriamo. Coloro che sono rimborsi forfettari di spesa vanno nella domanda 18. Così dicono le regole, c'è proprio una risposta. Quindi relativi all'articolo 37 della legge 342/2000, articolo 90 della legge 289/2002 della finanziaria 2003. Corsi forfettari e indennità di trasferta per gli sportivi, allenatori, istruttori, eccetera, eccetera. Aspetti, questo qua. Allora, le istruzioni di gioco, gli atleti e allenatori accompagnatori che svolgono nell'ambito dell'istituzione l'attività retribuita in base a un contratto di lavoro devono essere inseriti come lavoratori nel quesito 17.1. Poi, gli atleti che sempre nello stesso ambito praticano solo ed esclusivamente l'attività sportiva e non svolgono attività di volontariato, quindi gli atleti non devono essere inseriti da nessuna, non devono essere indicati da nessuna parte, nemmeno tra i volontari, andranno indicati semplicemente tra i soci. Gli atleti, allenatori, istruttori e accompagnatori che nell'ambito dell'associazione sportiva svolgono attività con finalità altruistiche e solidaristiche oppure a supporto delle attività istituzionali senza ricevere alcun corrispettivo devono essere inseriti come volontari. Gli atleti, allenatori, istruttori e giudici di gara che non svolgono attività di volontariato, non sono retribuiti in base a un contratto di lavoro e non sono riconducibili alle tipologie previste nel quesito 18.1, ma che percepiscono rimborsi corrisposti nell'esercizio diretto dell'attività sportiva, dilettantistico, se i compensi erano espressamente riconosciuti, non devono essere inclusi né tra i volontari né tra i lavoratori in organico. In tal caso le relative spese dell'associazione dovranno essere indicate tra oneri e uscite, ah sì, hai ragione, scusa, avevo inteso male lì, vanno indicate tra oneri e uscite nella modalità di risposta 4 acquisti di beni e servizi. Quindi questi non li dovete proprio considerare qui. Quelli che prendono i rimborsi, attenzione che interessa solo le società sportive, tutti gli altri non spaventatevi. Allora, coloro che prendono i rimborsi forfettari di spesa, che non sono i rimborsi volontari, sono una cosa specifica delle sportive e di poche altre associazioni, non devono considerarli nei rapporti di lavoro, perché sono un'altra cosa. Li metterete poi nella sezione... Se riuscite a leggere, poi c'è tutto per chi lo persegna, poi anche li metterete, non li dovete considerare qui nella rilevazione relativa agli operatori, li metterete nella parte relativa al bilancio. Come spese. Come spese, sì. Allora, qui mettiamo un po'. A 17 mettiamo un occhio. No, se non avete nient'altro, sì. Praticamente l'istruttore che ci fa ginnastica. Sì. Non lo so, dipende come che tipo di associazione siete. No, ma sì, dipende... in quei casi li vediamo magari dopo. Tenete conto che questa è una cosa proprio specifica delle sportive dilettantistiche che fanno rimborsi forfettari di spesa. Quindi se abbiamo inteso bene, penso sia un caso poi rimasto. Sì. Non è contemplato, almeno quello che ho interpretato io, gli istruttori che stanno nei famosi 7.500 euro annui. Esatto, loro. Non rientrano né tra il volontariato puro né tra i dipendenti. Quello è che sono la maggioranza. È il dilemma del secolo. Siete riusciti a leggere? Il componente del consiglio come revisore che non percepiscono compensi vengono considerati come volontari? Il consiglio sicuramente, il revisore dipende se è socio o non è socio. No, supponiamo che i componenti del consiglio non siano soci, cioè che non prestano è un caso specifico, dobbiamo andare a fondo e capire come funziona. Il componente del consiglio oppure i revisori che non percepiscono. Se lo fanno come volontari si può. Non è che si può adattare solo i volontari soci, giusto? Se sono volontari dell'associazione. Come volontari si intendono volontari.
volontari, cioè che uno presta attività di volontariato relativa all'attività dell'ente? No, che opera come volontario nell'associazione. Anche la gestione dell'ente fa parte del volontariato. Anche l'amministrativo. Scusate, dobbiamo analizzare tutti i punti, sì. Se no ce la facciamo. Sì. Grande idea. Ok, siamo d'accordo. Allora, concordiamo che, come abbiamo più volte detto, le domande alla fine, perché sennò non riusciamo a vedere tutto il questionario. Non rispondete se vi chiedo. Eh? Non rispondete. Sì, ok, bene o male l'abbiamo concordato tutti, si va avanti, dai. Il quesito okay. 19 riguarda le istituzioni che hanno lavoratori retribuiti in organico. C'è un lungo elenco di attività, come potete vedere, di professioni, eccetera, non sto a dirvi niente, spero che ritrovate, possiate ritrovare quello che vi serve, altrimenti ci contattate. No, c'è il navigatore, ragazzi, allora per chi ha dimestichezza con lo strumento del web, c'è l'indirizzo di un navigatore, inserisco la professione che sto cercando e questo mi dice dove classificarla, quindi vi abbrevia tanto la vita, cioè ve la semplifica. E qui vedete indicato in alto c'è l'indirizzo dove inserire la richiesta. Qua. Sì, ve la passiamo. Ok. Risorse economiche. Il quesito 20 della sezione 4 riguarda le risorse economiche. Passiamo la parola a Laura. Sì, allora la prima cosa da chiedere è se avete un bilancio per competenza o per cassa. Allora, per cassa è quando voi rilevate le entrate e le uscite dell'anno, indipendentemente se riguardano una spesa che riguarda l'anno in corso o l'anno precedente o l'anno successivo. Un esempio per capirci, l'assicurazione. Voi magari stipulate l'assicurazione a novembre. Se fate un bilancio per competenza, voi imputerete il costo per quell'anno solo di novembre e dicembre. Se fate un bilancio per cassa, voi imputate l'intero importo dell'assicurazione, perché in quel giorno avete pagato tutta l'assicurazione, ok? Quindi, a secondo che voi facciate un bilancio per cassa o per competenza, dovete compilare o il quadro A o il quadro B. Il quadro B viene compilato anche da chi ha un bilancio per cassa e ha magari un'attività commerciale che invece va per competenza. Quindi la forma è ibrida. Diciamo che se siete una piccola associazione e vi gestite da soli, normalmente avete un bilancio per cassa, per cui rispondete al quadro A. Chi ha risposto al, come si diceva prima, chi ha risposto alle domande per il mantenimento dell'iscrizione ai registri, andrà a vedere a quale tipologia di rendiconto ha fatto riferimento, se è quello per cassa o per competenza, e ha già la sua risposta. La seconda attenzione da avere è quella che dovete riportare il totale delle entrate e il totale delle uscite in entrambi i casi. Dopodiché tutta la specifica è solo in percentuale, non è più, non dovete riportare i quanti contributi avete ricevuto, dovete riportare rispetto al totale indicato in alto quant'è la percentuale che riguarda contributi, crediti pubblici nazionali e internazionali. Proventi da contratti e convenzioni con istituzioni di pubblici nazionali e internazionali. Facendo, per capirci, il punto 1, proventi di fonte pubblica, nel punto 1 indicate i contributi o quando siete stati finanziati per progetti. Nel punto 2 indicate quando c'è un contratto, una convenzione, come dicevamo prima. Quindi non è una mia iniziativa a cui il Comune ha aderito dandomi 1000 euro, ma è il comune che mi ha detto va, vieni e organizzami la festa del paese, ti do 1000 euro, ok? Sono due cose molto diverse. Se mi danno contributo è uno, se mi dicono fai una cosa per mio conto, aiutami a organizzare questa cosa, ti pago 1000 euro, allora va nel punto 2. Nel punto 3 vanno inserite le quote di iscrizione, quote sociali e quote straordinarie, quindi questa è sicuramente la più facile. Nel punto 4 vi vengono riassunte quelle che sono le attività commerciali, se guardate nelle note, le attività commerciali marginali delle organizzazioni di volontariato. Quindi le organizzazioni di volontariato non hanno problemi e inseriscono tutto in questa sezione. Dovrebbero essere ricondotti qui dentro anche le raccolte pubbliche di fondi, eventuali attività commercializzate svolte dall'associazione.
Al punto 5, finanziamenti di progetti, sponsorizzazioni, trasferimenti da strutture superiori, erogazione liberale da parte di privati, 5 per 1000. Qui mettiamo, per quanto riguarda i finanziamenti, i contributi che ho ricevuto da un ente privato, per esempio la Fondazione Cariplo, la Fondazione Comasca. Quindi sopra metterò i contributi che ho ricevuto dagli enti pubblici, la Regione Lombardia, la Provincia, il Comune, sotto, l'ASL. Sotto metto invece quelli che ho ricevuto da eventuali enti privati. Per quanto riguarda invece la parte degli oneri, poi sono molto simili, quello per cassa e quello per competenza. Per quanto riguarda gli oneri, avete gli oneri per i dipendenti, gli oneri per i collaboratori, quindi prestazioni occasionali, collaboratori a progetto, i rimborsi spese ai volontari, dicevamo prima, documentati, gli acquisti di beni e servizi in cui inserirete anche l'eventuale partita IVA con cui avete collaborato, sussidi, contributi ed erogazioni a terzi, anche l'affitto, cioè, sì, come tra i beni e servizi, sì, perché molti hanno telefonato per sapere questo, cioè dove mettere l'affitto, vai nella punto 4. Acquisti di beni e servizi. Un'altra domanda che molti hanno fatto riguarda dove inserisco eventuali quote che riconosco all'ente superiore, per cui io aderisco all'ente superiore, quindi raccolgo la mia quota associativa, comprende anche una quota di competenza dell'ente superiore a cui poi io la trasferisco, e la risposta è il punto 5, sussidi, contributi ed erogazioni a terzi. Oneri derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale, quindi se ho avuto degli oneri relativi a questo, anche gli oneri bancari, ammortamenti, accantonamenti, questa è una voce tipica di chi fa un bilancio per competenza, non si trova infatti nel bilancio per cassa, oneri tributari, altri oneri. Tenete conto che chi fa un bilancio per competenza si trova normalmente in mano una stampa di un bilancio vero e proprio, per cui non dovrebbe avere difficoltà a rientrare in queste voci. Chi fa un bilancio per cassa, chi l'ha fatto rispetto alla regione dovrebbe riuscire a ritrovarsi. Chi ha un bilancio per cassa molto semplice deve cercare di riportare le sue entrate rispetto a quelle che sono quelle richieste dall'Istat. L'unica distinzione è che nel rendiconto per cassa vi si chiede di specificare, per quanto riguarda i contributi, sia privati che pubblici, quelli che vi sono stati concessi nel 2011 e quelli che invece avete sì incassato nel 2011, ma fanno riferimento a delibere, accordi degli anni precedenti. Per cui, per esempio, io ho avuto un finanziamento nel 2010 che mi è stato erogato nel 2011. Spese per organizzazioni sportive dove le metti? Per organizzazioni sportive. E mi costa. Scusi, c'è stato un patto tra noi e voi, andiamo avanti e poi le domande alla fine. Sì. Sarà acquisto bene i servizi però, meno male, perché avete comprato le cose da utilizzare durante l'evento e i servizi per realizzarlo. Le attività, quesito 26. Anche qui vi invito a stare attenti all'incrocio tra il quesito 26 e il quesito 28, che è quello dei servizi. Le attività sono divise in varie sotto-argomenti, cultura, sport e ricreazione, e ci sono tre possibilità, istruzione e ricerca. Facciamo un esempio. Punto 1, ci vanno le attività svolte tramite l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, la produzione artistica e letteraria, attività di musei, biblioteche, orti botanici, giardini, eccetera. Al punto 3 ci vanno per esempio i circoli ricreativi, l'organizzazione di viaggi ed escursioni. Al punto 4 le scuole materne. Al punto 6 i centri di formazione professionale. Insomma, dovete stare attenti un pochino a dividere la vostra attività su questi vari macro argomenti. Collegati a questi ci sono i servizi del punto 28. Vedete che si ripetono un pochino i titoli, qui c'è attività culturale e artistiche, per esempio. Se avete messo che fate attività culturale e artistiche, dovete indicare qualcuno di questi servizi concreti. Quindi, non so, fate gestione di biblioteche, fate sorveglianza dei musei, realizzate spettacoli, visite guidate, esposizioni, mostre,
ci deve essere questo collegamento, altrimenti il programma dice: ma perché di là mi hai segnato una cosa e di qua no? Un altro quesito che può aver comportato qualche problema è il 27. Okay. Allora, questo si intende il concetto di cittadinanza attiva, cioè va inteso come proprio... cioè proprio il concetto della cittadinanza attiva, cioè di chi si attiva per la tutela dei diritti del cittadino oppure di particolari categorie sociali, sì, non in senso lato, se non rientra nel concetto, di cittadinanza attiva non è dentro, deve mettere no a tutte queste voci. Scusate. Anche qui coerenza con quello detto prima, cioè se io scrivo che ho fatto promozione e tutela dei diritti, logicamente qualche attività sopra, riportata sopra, deve essere in quell'ambito. Ci deve essere sempre il collegamento, l'incrocio delle risposte. Quesito 28 l'abbiamo visto. Quesito. Ecco, quesito 29, anche questo ha comportato diversi problemi. Nel corso 2011 l'istituzione ha erogato servizi a persone. Chi sono queste persone? Sembra banale la domanda, ma non lo è. L'obiettivo è questo. Quesito è volto a rilevare le istituzioni che erano servizi a persone, mira ad acquisire informazioni relative all'impatto sociale dell'attività in termini di numero e tipologia di beneficiari dei servizi offerti, ossia degli utenti che l'istituzione ha concretamente come fruitori di un servizio. Questa è la definizione. In sostanza, io faccio attività culturale, ma faccio degli eventi aperti alla cittadinanza, organizzo delle mostre, un concerto, quello è un'attività generica. Faccio invece un intervento mirato nelle scuole, allora lì ho degli utenti del mio servizio. Quindi deve essere qualcosa di misurabile. Nel caso in cui l'attività sia generica, si dice no e si va al quesito 30. Se invece avete la possibilità di identificare come numero i fruitori del vostro servizio, dovete mettere sì e a quel punto vi chiede: ma quanti erano nel campo della cultura, dell'istruzione, della sanità? E dovete elencare approssimativamente il numero di quelle persone, facendo tornare il totale. La somma dei parziali, se la somma dei parziali non coincide con il totale, noi vi veniamo a prendere e diciamo: perché non coincide? Quindi state attenti a fare somme, perché sembra banale, ma invece se lo fate online ve lo fa il programma e non avete problemi, bravissimo. La 29.2 anche richiede attenzione. Il quesito è: nel corso 2011 l'istituzione ha erogato servizi a persone con specifici disagi. I disagi ve li elenca sotto, sono questi: devianza, detenzione carceraria, dipendenza, disabilità, malattia. Quindi se all'interno delle persone che avete indicato qua, nel punto 29.1, ce ne sono alcune che hanno specifici disagi, li dovete elencare qua e li riportate anche qua sotto, sempre divisi per numero. Supponiamo che vi occupate di prostituzione, mettete quante persone avete seguito per quel campo. La domanda 30 riguarda gli strumenti di comunicazione. Non credo che serva approfondire, sapete voi quello che avete fatto, insomma. La 31 è la raccolta fondi. Questo è importante come obiettivo, magari. Il quesito 31 è volto a raccogliere informazioni relative alle attività di raccolta fondi svolte dalle istituzioni a sostenere le proprie attività. L'obiettivo è anche quello di cogliere la tipologia di soggetti sociali con cui l'istituzione è entrata in contatto nel corso del 2011 per dare attività, per la raccolta fondi, quindi non vi vuole fare i conti in tasca. Le possibilità di raccolta fondi sono quelle che vedete sotto, tramite mezzi di comunicazione, internet, organizzazione di eventi, vendita di beni, eccetera. Vi viene chiesto di evidenziare qual è la modalità. Se evidenziate il contatto diretto, quindi non so, la banda che gira per il paese e raccoglie i fondi, per un esempio, vi è chiesto al 31.2 con chi siete entrati in contatto, in questo contatto diretto, quindi singoli cittadini, oppure erano imprese pubbliche, istituzioni.
istituzioni, altre istituzioni non profit, imprese private, magari del paese. Ok, ultima sezione del censimento. Allora, qua si torna un po' al tema iniziale. Avevamo parlato di sede principale e di unità locale. Abbiamo detto che la sede principale compila il questionario. L'unità locale viene rilevata all'interno del questionario della sede centrale. Quindi, se la sede centrale non ha unità locali, mette una sola unità locale e finisce la cosa, perché è un'equivalenza con quello che avevo dichiarato prima. Cioè compilo il quesito 33. Al contrario, invece, se ho più unità locali, invece vado a rispondere una per tutte le unità locali che ho. Si noti bene che se sono fino a 6 ci rientro con il questionario cartaceo, se sono più di 6 devo aggiungere delle fotocopie, o meglio ancora vado online e clicco semplicemente aggiungi unità locale e posso andare avanti e inserirne quante ne ho. Anche in questo caso un punto su cui bisogna fare attenzione è che la somma dei volontari, dei lavoratori retribuiti, delle altre risorse umane che io vado a conteggiare all'interno delle unità locali della sede centrale deve essere uguale a quello che io ho dichiarato all'inizio. Cioè, se all'inizio ho dichiarato che avevo 100 volontari, vado a distribuire questi 100 volontari nelle varie sedi, quella principale e le unità locali, per un totale di 100. Se non, il conto non torna, il computer, il programma mi avvisa, guarda che devi correggere il conto. Allora, giusto una nota. Ok, sul... No, ecco, semplicemente quindi spero che sia stata chiara la differenza tra le due unità. E a questo punto, una volta che avete risposto brevemente anche a questa, ai volontari e alle attività, di fatto andate alla conclusione del questionario della sezione 7, che chiede di quantificare quanto vi è costato in termini di tempo svolgere la rilevazione, quindi per avere una stima del famoso fastidio statistico di cui abbiamo parlato prima. Allora, noi abbiamo messo a disposizione anche alcune copie della guida del rilevatore, intanto che rispetto alla guida che voi avete ricevuto sono più complete. Magari invito chi di voi ha un'associazione di secondo livello senz'altro a prenderne una copia, per quanti ne abbiamo, chi ha particolari dubbi che vuole andare a vedere senz'altro qualche chiarimento in più lo può avere. Io direi adesso abbiamo ancora qualche minuto. Sì, sì. Aggiungo un paio di cose proprio per chi lo volesse compilare online, perché ci possono essere delle problematiche quando fate l'accesso. Prima cosa, browser aggiornato. Il questionario è compatibile con i tre tipi di browser principali, ultima versione, quindi Explorer, Firefox e Chrome. Non è compatibile per browser di nicchia come Opera o altri simili, o Safari per dire, per chi opera su tablet. Quando compilate il questionario cercate di evitare, appunto, tranne nelle mail ovviamente, caratteri strani. Caratteri strani possono essere pure il segno percentuale, il dollaro, i vari tilde, e anche le accentate se è possibile. Chi se ne frega sotto questo punto di vista, scusatemi, se scrivo una parola magari in maniera non corretta, l'importante è che vada liscio come l'olio, perché nella fase di trasmissione dati questi caratteri, essendo caratteri un po' particolari, possono creare delle problematiche. Ultima cosa, tutti i dati numerici vanno messi senza la virgola. In tutti i campi ci sono tre battute, quindi fino per dire 100%, bisogna mettere 100, non possiamo mettere, quindi non usate la virgola, anche perché il calcolo automatico dei totali, come vi ho detto prima, non prende in considerazione quei numeri dove avete usato la virgola o il punto, insomma dipende se usate il codice anglosassone o quello nostro. Quindi ecco, queste sono un po' di problematiche che di solito ci si scontra quando si compila online. Quindi riepilogo velocemente, browser aggiornato, evitare caratteri strani, non utilizzare la virgola e insomma basta. Allora, scusate un'ulteriore cosa, giusto per darvi un elenco, dopo possiamo per fare raccogliere altre domande, perché l'elenco di cos'è un'unità locale, vi può tornare comodo.
Allora, una sezione, un circolo ricreativo, un impianto sportivo, un centro culturale, una biblioteca, un museo, scuola, asilo, struttura sanitaria, un centro diurno, insomma, c'è una grande varietà, giusto per avere degli esempi. Una sede locale. Allora, perché adesso cominciamo a... Aspetti che le porta il microfono. Sì. Vi dico intanto un'ultima precisazione. Sì. Anche chi ha la sede legale presso un commercialista, quello vale come sede legale. Quindi voi dovrete indicare la vostra sede operativa come un'unità locale. Perché la sede legale è quella che avete comunicato all'Agenzia delle Entrate. Per cui se sul cedolino del codice fiscale c'è indicata la sede del commercialista, quella è la vostra sede legale. Dopodiché avrete come unità locale quella operativa. E io appunto in quella operativa, perché io ho il numero di telefono, posto il mio sito internet e tutto ce l'ho nella sede operativa, nella fattispecie casa mia, e la sede legale ce l'ho alla commercialista. Quindi compilerete anche un'unità locale, compilerete l'unità locale sede centrale e poi l'unità locale 2, che è la vostra sede operativa. In contrasto con quello che io ho sempre dichiarato dalle altre parti. Non è possibile. Se voi sul cedolino del codice fiscale avete indicato l'indirizzo del commercialista, lasciamo stare dove tenete i documenti, che quella è un'altra questione, ma se sul cedolino, la sede legale è quella che voi avete riportato sul cedolino del codice fiscale, che è quella dove in teoria vi è stato mandato il questionario. La sede legale è quell'altra. Esatto. Nell'anagrafica, grazie. 1. Metti a questo punto la sede legale, sede dove non avviene niente, ma dove è arrivato invece il censimento, il questionario, esatto. Oppure metti la sede operativa, dove avvengono le assemblee, quindi dove l'ente di secondo livello, nel nostro caso, opera. Nel senso, noi come Istat non ci interessa, non facciamo nessun incrocio, rassicuro subito, non viene fatto nessun incrocio né con l'Agenzia delle Entrate né con niente, cioè ho portato qui pure il decreto, il DPR dell'89, aggiornato con quello del 2010, che ci vieta di fare tutte queste cose. Quindi a noi ci interessa il dato reale, non quello burocratico, diciamo. Appunto, quindi forse meglio... Vi chiederà un contrasto, diciamo, mi confermi il dato... Uno gli conferma il dato, anche perché molto spesso io mi occupo anche di un paio di altre rilevazioni economiche. Cioè abbiamo il problema che voi cambiate magari il commercialista, non risulta da nessuna parte e questo plico va perso. Invece poi date tutte le informazioni dove realmente poi i vari PC possono ricontattarvi per farvi le domande, perché se magari chiamano il commercialista, poi il commercialista dice sì, ma io non lo so. Scusi, forse non mi sono spiegata bene. La sede operativa nel nostro caso è la sede dove avviene l'attività. Perfetto, quella. Mettete quella. Punto in modo tale che anche trovano qualcuno che sa tutto sull'attività se vi contattano, perché se loro poi, se voi mettete il commercialista magari non sa tutto, quindi disturbiamo il commercialista, disturbiamo voi, perdiamo tutti quanti tempo, invece così la facciamo in maniera più veloce. Insomma. Allora. Sede unica, cioè, nella domanda 1 c'è scritto sede unica o centrale. Noi abbiamo la sede. Scusate, prendo un secondo la definizione che c'è proprio scritta al punto 1. La sede centrale è definita come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione delle istituzioni non profit e dove operano i suoi organi istituzionali, amministrativi o di rappresentanza. Ok, questo è l'appunto 1 che corrisponde nella sezione 30, la sezione 6 alla sede centrale della domanda 33. Tutto quello che è diverso da questo mi entra come unità locale da inserire nella domanda 34 e seguenti. Noi abbiamo la sede legale presso l'ospedale Sant'Anna, però aspetti, allora devo fare per collaborare con la signora. Sì. Nella sua domanda, che secondo me ne intende questo. Poi sono due attività diverse, però per dire, io con la squadra di pallacanestro, la sede legale, tra virgolette, è a casa del presidente,
ma l'attività operativa si svolge nella palestra comunale dove effettivamente tutti i ragazzi vanno a giocare a basket, i dirigenti si trovano, eccetera. In questo caso... Secondo me dovete ragionare su, come si diceva prima, ma se vi vengono a cercare, dove vi trovano, dove ha senso che vi trovino? Ecco, adesso vi rispondo anche a questo, perché a casa del presidente arriva la corrispondenza. Sì, però ci sarà il presidente. Ok, può anche essere di no, però le dico anche questo, nella palestra avviene l'attività, e però le dico la riunione, i nostri ritrovi per decidere chi sarà questo, chi sarà quell'altro, avviene in un bar della provincia che è stata eletta. Cioè capisce quello che volevo dire prima, che magari ho detto come ho sbagliato, ma era proprio simpaticamente per far capire. Ma andando a fare proprio queste domande specifiche, non pensate che troverete dei dati totalmente sbagliati perché la gente si... annoia ad arrivare a scrivere quelle cose, no? Tra virgolette, scherzando sempre. Fa parte del gioco, diciamo. Ah, ok. Noi poi facciamo delle... siccome non è il primo censimento che facciamo, diciamo, ci saranno poi delle indagini successive per stimare l'errore. Quindi anche lì sappiamo benissimo, come ho detto prima, l'unica cosa che è certa quando si fa statistica è l'errore. Quindi sì, siamo coscienti. In questo caso, per rispondere al suo dubbio, nel senso che ho quattro sedi, mi vedo al bar, mi vedo in cantina, mi vedo a casa, ovviamente se io farei dove svolgo l'attività. Cioè, buon senso anche su questo. C'è scritto anche e di direzione dell'istituzione, lo ricordo, e di direzione dell'istituzione. Io metterei come sede centrale quella dove c'è un soggetto pensante dell'associazione, esatto. Cioè dove c'è qualcuno che può dare delle risposte, non magari l'allenatore che conosce tutti i ragazzini ma non ne sa niente dell'associazione. Dopodiché l'unità locale sono quei luoghi in cui formalmente ci troviamo, quindi può essere la palestra dove io opero con continuità. Il bar dove mi ritrovo, non lo metterei, o altro po', una volta che vado all'oratorio a fare la riunione, quella non è una mia unità locale, è semplicemente uno spazio che mi viene dato in prestito. Come la sede del centro servizi per il volontariato che tante associazioni utilizzano, non è l'unità locale di nessuno. È come se fosse una ditta, l'ufficio e il magazzino. Esatto. Noi non allora. Noi abbiamo... Esatto, quello lì è perfettamente esempio proprio più calzante, è quello. Noi abbiamo la sede legale presso l'ospedale Sant'Anna, però siamo sotto le stelle come sede locale, perché o ci troviamo in un comune o nell'altro, mettiamo l'ospedale e punto basta. Ecco, la cosa importante è che la sede che voi mettete come sede centrale deve essere identificabile. Cioè se mettete se c'è la sede legale o se c'è comunque la sede dell'associazione in ospedale, poi se arriva qualcuno deve essere chiaro dov'è la sede dell'associazione in ospedale. Ci dovrà essere una stanza con scritto il nome della sede e questo però lo dovete richiedere. Non abbiamo lo spazio. Non c'è lo spazio, perché quando eravamo all'ospedale... Ma questo vale in generale. Dove arriva la posta? All'ospedale Sant'Anna, in via Napoleone 60, poi la posta non arriva. Allora il consiglio è in quei casi mettere la sede legale a casa di uno del presidente o anche di uno qualsiasi dei consiglieri o comunque dei membri dell'associazione e poi fate una sede operativa a Sant'Anna. Per non avere questi problemi. Ma diciamo... Le cose della banca arrivano a casa mia perché gli ho detto di metterle presso la mia abitazione. Non bisogna stare bene a questa cosa, perché quando l'agenzia delle entrate viene a cercare, non vista, che è l'ultimo dei problemi, ma quando l'agenzia delle entrate viene a cercare è bene che vi trovi, perché se vi trova già si parte con un piede positivo, se non vi trova si iniziano già a creare. Siamo sotto le stelle. Vi trovate un attimo. Bellissimo posto. Buonasera. Allora. Io, nonostante il vostro aiuto, non sono riuscito a rispondere a parecchie domande. Volevo chiedere se è possibile parlare singolarmente. Allora, cioè, ci sono tre rilevatori che sono a disposizione in questo momento. E uno è qua in ingresso, l'altro sono nell'ufficio dell'OPC. Le domande vis-à-vis, cioè così sullo specifico questionario le potete vedere in questo modo. Una domanda semplice. Noi abbiamo una sede legale in un posto, ma però non abbiamo mezzi di comunicazione in quella sede. Cioè, operiamo come soci con le mail da una parte, il telefono un altro socio, eccetera. Poi indichiamo semplicemente la sede ufficiale
con i recapiti telefonici o informatici senza indicare la residenza dei soci. Noi abbiamo la sede diciamo legale, poi l'attività viene svolta a... Noi abbiamo la sede legale, diciamo, e poi l'attività viene svolta a casa degli assistiti, perché sono dei malati. Quindi io indico solo la sede legale. Ma a questo punto, scusi, non ho capito, al sezione 6.32.33, essendoci solo la sede, chiamiamola centrale. Lei risponde alla domanda 32, la 1. Una sola unità locale. La 33 niente. Eh no? No, la 33 è la sede centrale, mette quella che lei ha indicato. Okay. E basta. Ok. E quindi, invece, scusi, se l'assistenza che io svolgo presso un'altra struttura, perché ho una convenzione con questa struttura, non è un'altra unità locale. Non è una sola unità locale, esattamente. Cioè riguarda un'altra ente o un altro. Ok, e scusi, un'altra domanda che non mi ricordo più qual era, per quanto riguarda i volontari. Io, tra i volontari, c'è una religiosa, che comunque è una volontaria. Adesso non mi ricordo più a che punto chiedeva dei religiosi. Sì. Ecco, al punto... Esatto, la 18. Al punto 18. Essendo questa persona già ricompresa precedentemente nei volontari, devo ricomprendere anche il punto 18? O un volontario... No, infatti ho riguardo da... No, nel 18 vanno gli staccati, cioè quelli che sono assunti da un'altra istituzione e che vengono però a prestare l'opera. Non è libro pago volontario, quindi presso... Però dipende, se la, cioè, se la religiosa fa un'attività di volontariato da voi, aggiuntiva al suo incarico, o se ha ricevuto proprio incarico di venire da voi. No, svolge un'attività di volontariato. Allora va bene dei volontari, se invece è stata assegnata la vostra associazione, allora diventa... Grazie. Noi facciamo attività di 8 mesi, a cavallo... Un attimo, allora... Tornando un attimo al bilancio per cassa... Sì. A proposito dei compensi degli istruttori di 7.500 euro annui, quindi qui dove lo infiliamo in pratica? Allora dice 25.1 degli acquisti di beni e servizi. Ok. Punto 4. Non avendo volontari non posso mettere rimborsi spese ai volontari. No. Neanche spese per collaboratori. Se non ne avete. No. Sussidi, contributi e erogazioni, l'affiliazione ad esempio in enti di promozione sportiva. Esatto. Giusto? Va bene. Punto 29, nel corso erogato al servizio a persone, io ho messo sì interpretando gli associati, è corretto? Poi nel numero ho messo il numero degli associati. Perché voi fate attività sportiva? Sì, solo verso gli associati. Non il numero degli associati, il numero degli atleti avete messo? Coincide. Coincide sempre comunque, cioè tutti gli associati, nessuno fa solo l'amministrativo, fa solo il consigliere? No. C'è il presidente, vicepresidente, che però sono anche istruttori, oppure non so, un consigliere che è anche praticante. Cioè, nella domanda 29. Sì, 29 punto. Sì, lui dice, io segno tutte le persone che partecipano alla mia attività sportiva, è un servizio che faccio e fanno quello. Solo loro, è rivolto solo a loro. È corretto. È corretto, ok. L'ultima, grazie. 32. Io all'inizio lascerei la sede legale perché quello è dove forse trovano più, diciamo, le persone nel caso ci cercano all'inizio. Nel caso della quadro 6, sede centrale rimane la stessa dell'inizio, dove c'è unità locale, volontari, lavoratori, altri risorse umane, un punto tutte zero. Allora, sì, cioè sì, nel senso che in un certo senso lei a 32 deve dire 1, cioè la 1, risposta 1, cioè una sola unità locale, a questo punto lei automaticamente va alla fine del questionario. Ah, ecco, quindi non devo mettere, perché l'unità locale 2 dove ho segnato la palestra. Dove ah, no, ok, la palestra, sì, ok, cioè la 2, ok. Cioè voi avete una sede e una unità locale, ok, quindi è... Sede legale più... e sede operativa dove facciamo l'attività. Sì, allora avete più unità locali, giusto? Cioè di cui una è la sede principale e nella 34 descrivete il luogo della palestra. Giusto? Sì.
Ah, quindi ho inteso come due unità locali. Perché c'è due unità, nel senso che si conta una sede e una unità locale, totale fatto. In questo due. Senso, non ho capito che una sede legale non era un'unità locale, una cosa a sé, tra virgolette. Quindi sono due unità locali. Cioè, una è una sede e l'altra è una unità locale. Ma l'uno, infatti, se vedete, non vi richiede più tutti i dati, perché li avete indicati all'inizio. Non sono due spizio. Unità, fondamentalmente, una locale e l'altra quella centrale. Quando vi chiederà quante unità ci sono, se ne avete due voi. Quindi unità locale 2. Essendo unità locale 2. Esatto, ho messo dove c'è la palestra in pratica. Esatto. Giusto? Sì. Ok, grazie. È più chiaro quando si fa l'online però, perché li credo in automatico. Speriamo non escano gli omini. Punto 29, nel caso 29.1. Sì. Una SD, quindi sportiva, federazione ciclistica italiana, organizza delle prove. Quindi ha erogato servizi a persone, i tesserati, quindi i corridori che partecipano, sono considerati persone a cui ho erogato servizio? Allora, nelle istruzioni dice che non sono da considerarsi, per esempio, gli eventi sportivi, non sono da considerarsi come servizi a persone, cioè, perché è diverso se io seguo l'allenamento. Invece in quel caso, se è una cosa spot, cioè organizzo la corsa ciclistica, non li considero. Okay. Organizzo invece, faccio un servizio invece di preparazione, quindi accompagno i giovani nella preparazione, allora li inserisco. Ok, ok. Sì. Noi signore, facciamo attività a cavallo dell'anno. Sì. No? Che anno prende? Allora, deve prendere il bilancio approvato nel corso del 2011. Deve fare riferimento al bilancio che l'ha approvato nel corso del 2011. Esatto. Rimane 10-11. Esatto. Per il bilancio. Volevo avere un chiarimento circa il numero del personale, dei lavoratori retribuiti fra la sede centrale e l'unità 1. Noi abbiamo il personale amministrativo e operativo che il 90% opera per la sede centrale, che è anche la sede legale, e poi per una certa percentuale di meno comunque opera per questa struttura secondaria. Cosa indico? Se lei ha detto 90, cioè il 90%, supponiamo che siano 100, da una parte mette 90 e dall'altra mette 10. No, come numero dipendenti. Qua c'è il numero da mettere. Qua c'è il numero. Secondo me la mettete nel posto in cui stanno prevalentemente. Ah, sì. Però io indico comunque le due unità, io dico che esatto. Il personale mi lavora tutto nella sede centrale e lì non metto niente. Sì. Nella seconda sede, giusto? Sì. Anche se addirittura se lavorano all'estero. Lei mi deve mettere nella sede centrale in questo caso. Sì. Per dire. Sì, qua diciamo che sì, vale quello che aveva detto lui all'inizio, si deve fare una stima, uno volendo può quantificare più o meno quanto lavoro viene fatto da una parte e quanto dall'altra, e a questo punto va a fare un. Le va a dividere così. Oppure ne mette uno e uno in modo tale. Se sono più di uno, ne mette uno. Se sono uno e uno lo posso mettere nel. Ah, vabbè, intanto deve mettere. Cioè, se uno solo lo mette nel posto prevalente, se ha due soggetti ne mette uno da una parte e uno dall'altra. Prego. È una domanda forse stupida, ma io mi perdo sempre quando devo fare le percentuali, cioè che cosa vuol dire, cosa si deve fare in pratica? Lei deve dividere, per esempio, deve prendere il numero dei suoi soci, adesso abbiamo una domanda che ha, lei deve prendere il totale delle sue entrate e dire e fare una divisione tra quanti soldi pubblici ha ricevuto 100 di soldi pubblici, lo divide per 1000 che sono tutte le sue entrate e ottiene la percentuale moltiplicandolo per 100. Cioè il totale deve dare 100, lei deve distribuire in modo proporzionale alla realtà. E è quello che non riesco a fare, cioè per me è una gran perdita di tempo, non ci capisco. Ma se io le do un consiglio, guardi, in questo caso le do un consiglio spassionato. Non è facile maneggiare i numeri, ma se lei parla con un giovane, glielo faccia fare a qualcuno, a un altro. Capisco la difficoltà matematica, non ci si incaponisca e lo faccia fare a qualcun altro. Sì, infatti è che devo trovare le persone disponibili a farlo quando è necessario.
perché lei può raccogliere i valori assoluti, perché il conto è semplice, lei raccoglie i valori assoluti e chiede a qualcuno di farle il calcolo, perché il calcolo in realtà si fa in 4 minuti, il problema è calcolare i valori assoluti a cui vuole dare ogni percentuale. Prego. Buonasera. Senti, io volevo fare una richiesta in qua, volevo chiedere se all'interno del nostro CRADE ci sono, noi siamo circa 400 soci, sì. In più abbiamo degli aggregati, cioè sono delle persone che partecipano in alcuni eventi sportivi, visto che ci sono in mezzo all'assicurazione, perché se c'è un evento sportivo uno poi si fa male, c'è l'assicurazione. Queste le devo inserire dentro oppure no? Cioè allora, no, se sono soci effettivi, cioè se sono soci dell'associazione li inserisce. I soci, se sono semplicemente dei partecipanti non vanno inseriti. Guarda, faccio un esempio. Un nostro socio porta il cugino, ipotesi. No, queste sono persone che partecipano alle iniziative. Quindi non li devo inserire. No, no, no. Oh, era solo per capire, perché se faccio un evento è la inserire dentro. Grazie. Grazie. Buonasera. Arrivederci, buonasera. Allora, una domanda relativa ai soci barra volontari e persone retribuite. Mettiamo il caso che ci sia una risorsa o più risorse umane che svolgano sia attività che viene retribuita con prestazione occasionale, che allo stesso tempo facciano anche attività volontaria come amministratori del sistema, penso che non lo ammette. Però di fatto c'è chi dà tempo come volontario non retribuito e tempo che invece allora dovete considerarli solo come dipendenti. Ok, questa è la cioè, come dipendenti lavoratori comunque. Ok, non voglio tediarmi ancora con questo discorso sulla sede legale barra operativa e altre sedi, ma nel nostro caso abbiamo una sede legale che è la residenza del rappresentante legale, che è a Milano, e invece la nostra sede operativa, dove svolgiamo attività amministrativa, eventuali riunioni eccetera, in provincia di Como. Io mi atterrei alla definizione che c'è scritta, cioè lasciare stare il concetto di sede legale, che tutto sommato non viene ripreso nella definizione. Anche se sono province diverse, cioè non vorrei che si creasse. Perché allora, comunque ogni associazione viene contata una sola volta, quindi indipendentemente da dove è arrivato il questionario, poi alla fine si finisce esattamente nel posto giusto. Quindi metto la sede dove agiamo a livello amministrativo. Sì. Cioè, proprio la riga che c'è scritto sotto, nella domanda 1, quella è col cuore, mettetecelo là. La sede centrale è il luogo in cui ha concreto svolgimento attività amministrative e di direzione, cioè proprio lo spirito, il cervello dell'associazione. Ultimissima domanda, perché sono andata in crisi con un intervento di prima, il discorso relativo al bilancio, che sia per caso o per competenza, vuol dire il bilancio che è stato approvato nel 2011, quindi fa riferimento al 2010 o il bilancio del 2011? Allora, la domanda che faceva lei è un bilancio che diciamo non si chiude il 31/12 ma si chiude a giugno. La domanda della signora era questa. Perché io ho approvato in aprile di quest'anno un bilancio relativo al 2011. Lei ha l'esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre. Del 2011. Allora tiene quello. Tiene quello. Forse da per chi è l'anno a cavallo. Allora, beh, prima che ve ne andiate tutti così, diciamo uno alla volta, intanto io vi voglio ringraziare per essere venuti e spero che vi sia stato utile, perché un po' cioè, vorrei in qualche modo insomma sia riusciti a dare delle indicazioni, anche se mi rendo conto che la varietà di tutti i casi è talmente vasta che quello che si dice a uno non si applica all'altro. Mi dispiace che gli altri siano andati via senza magari avere effettivamente non essersi trovati esattamente nella casistica. Però purtroppo il non profit è questo. Il non profit è questo, quindi bisogna anche essere un po' flessibile, cercare di immaginarsi come rispondere alle domande, cioè, e quando proprio non ci si trova dentro mettere altro. Questa è una cosa che comunque il computer vi dà, cioè il questionario vi dà questa possibilità. E quindi ecco, ci tenevo a dirlo. Ma se avessimo qualche altra domanda, il numero che scrive sul fronte? Sì, potete chiamare e siete benvenuti. O scrivete una mail. Ecco. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Arrivederci.